Buonasera a tutte e a tutti. Eh, Darei inizio ai nostri lavori eh, con eh, un saluto molto caloroso da parte del Presidente eh, Andrea Rinaldo che non può essere con noi perché sta facendo esami a Losanna e mi ha pregato di... Eh, Portarvi il suo saluto e il suo benvenuto. Uh, detto questo, uh, io vorrei solo dire due parole sul carattere della riunione di oggi, dell'incontro di oggi. Um, siamo partiti dal libro, vi ho proposto di discutere il libro che è, come sapete, il risultato di un convegno che abbiamo tenuto nel 2019 quindi parecchio, ha avuto un tempo di gestazione abbastanza lungo eh, e che era partito dal centenario di Marghera eh, eh, e della città industriale di Marghera e del eh, progetto della città Giardino di Marghera. Eh, tempo di gestazione abbastanza lungo. Del libro stesso che eh, mi spinge oggi a dire che lo vogliamo cogliere non soltanto come presentazione del libro, cosa che è l'obiettivo con il quale siete stati invitati dall'Istituto Veneto, ma anche come eh, riflessione un po' più generale, se ne avete voglia, mh, parlando anche un po' a ruota libera su eh, questioni che abbiano a che fare con eh, Venezia oggi. Sono sicura di interpretare in questo anche l'idea, l'opinione di eh, Andrea Rinaldo, del Presidente dell'Istituto Veneto, che in questo momento è particolarmente attento e attivo eh, nei confronti de, eh, di una discussione, di un dibattito rispetto alle questioni nodali che sono in corso a Venezia. Quando parliamo di Venezia parliamo ovviamente di Venezia centro storico, ma anche di Venezia eh, area metropolitana e delle sue periferie. Le persone che sono state invitate questa sera eh, sono abbastanza diverse sia per la loro formazione che per la loro eh, collocazione professionale, ma tutti hanno ha avuto in qualche modo a che fare con questioni attinenti a Venezia, attinenti alla periferia, alle periferie, eh, ai temi della casa, della residenza, della casa eh, pubblica, dell'edilizia pubblica, insomma hanno qualcosa da dire, credo oltre che sul libro, sul quale sono stati invitati, anche più in generale sulle questioni eh, veneziane. Quindi mi piacerebbe che facessimo in modo abbastanza informale, non una presentazione paludata, ma appunto un ragionamento un po' più ampio e complessivo. Eh, se non ci sono esigenze particolari, io darei per prima la parola ad Ambradina che um, è stata per molto tempo uh, planning manager, mi pare di aver letto che è il tuo titolo ufficiale, sì. al comune di Venezia, uh, dove si è occupata di urbanistica uh, veneziana si è molto occupata in particolare dell'arsenale che direttamente non c'entra con questa cosa, ma insomma eh, poi ha scritto, sia su problemi, eh, scritto e, e parlato, e intervenuta su problemi di edilizia pubblica eh, che eh, su questioni di aree eh, degradate, eh, dismesse eh, e che quindi mi pareva particolarmente pertinente la eh, sua formazione e le sue competenze per quanto riguardano i, te i temi che vogliamo trattare oggi. Eh, e poi in ordine, vabbè, vi dirò dopo chi, chi interverrà dopo. Eh, sono presenti anche alcuni degli autori dei diversi articoli, i quali sono ovviamente invitati a intervenire se ne hanno voglia, se hanno qualcosa da dire. Ambra, togli, togli, sì. Io ho parlato senza. Va bene. Beh, buonasera anche da parte mia. E, come ha detto Donatella, appunto io mi sono occupata in più occasioni, mentre lavoravo e anche dopo, di edilizia di urbanistica, ma anche in, in particolare di edilizia residenziale pubblica. <sussurra> eh, lo so che è una voce, non, ma più di così non viene. Eh, punto di edilizia residenziale pubblica e proprio eh, in questa veste alcuni mesi fa avevo letto alcune delle relazioni del libro eh, prima di pensare che sarei stata così invitata a parlarne mm, ma appunto avevo letto solo quelle relazioni che mi interessavano in quel momento io dovevo stavo preparando una relazione Sull'edilizia residenziale pubblica a Venezia, dalla, diciamo, dalle origini ai giorni nostri. In particolare stavo indagando sul eh, rapporto tra l'urbanistica e l'edilizia, sulle ricadute della localizzazione dei quartieri di edilizia popolare all'interno del centro storico che in qualche modo ne hanno anche ehm, non dico definita la forma, ma insomma eh, hanno, hanno segnato i bordi della città antica e, eh, del, e, e anche, appunto, come diceva ancora Donatella, perché mi, occup, mi sono occupata di mh, rigenerazione urbana, di, eh, come, di considerare, come era stato considerato cioè per lungo tempo l'edilizia residenziale pubblica, proprio di quella che viene chiamata ERP, edilizia residenziale pubblica, e quindi destinata a una certa fascia di popolazione con certe caratteristiche, come era stato un certo, per un lungo periodo uno degli strumenti in mano all'operatore pubblico, nel caso: di cui io mi sono occupata, del Comune di Venezia, come strumento per intervenire in zone di degrado nei processi di rigenerazione urbana. E questo lo vedremo anche dopo. E quindi eh, la città-giardino di Marghera non poteva che essere, eh, che attirare l'interesse, non potevo non parlare anche della città-giardino di Marghera. Mm, ecco, la richiesta di Donatella mi ha in qualche modo obbligata a leggere l'intero libro. <ride> e di questo gliel'ho anche detto, sono anche insomma, è un, grata in qualche modo perché forse altrimenti non l'avrei letto tutto, eh, perché eh, mi ha sollecitato diverse eh, considerazioni, cioè è un libro che è molto, ha molte sfaccettature. Eh, ci sono i relatori che hanno considerato il tema da punti di vista molto diversi. E, e quindi questo apre tante, sia linee di ricerca future, sia appunto riflessioni su quello che è stato. Adesso, incominciando dal, io avevo proposto a Donatella quasi di cominciare io perché, appunto. Toccherò un po' tutti gli interventi, quindi magari è anche un po' noioso, però se chi, per chi non ha letto il libro, qual, no, non è un riassunto del libro perché non ce n'è il tempo, ma eh, così tocca un po' tutti gli argomenti saltando da uno all'altro. La prima cosa che avevo. Che mi era saltata all'occhio nella prima lettura, leggendo la prima ehm, relazione di Donatella Calabria, era la velocità con cui si era dato avvio ai lavori. Quindi, tra il momento della firma della convenzione per la costruzione di Porto Marghera nel 1917 e l'avvio a eh, Passano sei mesi, ecco, per noi è qualcosa di incredibile, probabilmente ho riflettuto che i processi democratici, insomma, i nostri standard democratici probabilmente non sono stati eh, rispettati, eh, i decisori erano pochi, però comunque sei mesi per un progetto di quel tipo eh, resta una cosa eccezionale ed è eccezionale perché eh, non sempre eh, è successo così, anche in quel momento. E anche se, appunto, il, in fondo, l'idea di eh, portare il porto fuori del centro storico non era nata in quel momento, con l'esaurirsi delle aree disponibili in centro storico e con lo scavo del canale tra la marittima e la terraferma, appunto già nasce l'idea, quella che Mancuso, che vedo, <ride> no, non sapevo che ti avrei trovato, sai, ma ti, avrei, ti volevo citare lo stesso. <ride> e Mancuso chiama l'avventura di Porto Marghera e effettivamente è stata un'avventura. Poteva finire anche meglio, ma vabbè, vale la pena di studiarla. E, appunto, dicevo, non tutti, resta, quella, quella velocità resta comunque eccezionale sempre appunto nel, nel, quando mi occupavo di mettere assieme i diversi interventi di edilizia popolare, avevo confrontato questo di Marghera con eh, il quartiere di Sant'Elena, la cui idea era nata a metà dell'Ottocento, in, in un contesto diverso da quello in, poi, in cui poi si è realizzato, comunque nata a metà dell'Ottocento. Eh, la versione definitiva del progetto è del 1924, la realizzazione del quartiere è degli, nei primi anni 30. Quindi la, il tempo che è stato necessario a Sant'Elena è completamente diverso da quello che troviamo a Marghera. Eh, fino a quel momento, appunto, come. Avevo detto anche, i, I quartieri eh, di edilizia popolare erano stati tutti realizzati all'interno del centro storico, seppur ai margini. In questo momento, cioè all'inizio del Novecento, come sottolinea anche Martina Massaro, nel, con il Novecento Venezia concepì il superamento dei suoi limiti fisici. Inizia l'espansione e il relativo incremento demografico nel suo entroterra. Vedremo poi come dice Massaro nel, nella sua relazione, con che esiti. Qui un altro, faccio un altro riferimento a quella che è stata appunto la mia esperienza anche in quell'area. Ehm, partendo dalla riflessione che forse. Uno dei motivi mh, che hanno ehm, rallentato il processo, di, eh, perché tanto veloce era stato l, l, per Porto Marghera il tempo trascorso insomma, dal, mh, dalla firma della convenzione all'inizio all dei lavori, non altrettanto è, è successo nel caso del, del quartiere residenziale, forse anche. Perché eh, c'era sta stata la necessità di espropriare eh, le terre, buona, che allora erano prevalentemente agricole, e, dove c'erano pascoli e case dei contadini. Ecco, nel, nella metà degli anni 90, eh, noi ci siamo trovati davanti, come Comune di Venezia, a una um, situazione simile. In un'area eh, interclusa, direi, da, già da edilizia più o meno popolare, così però ancora verde, c'era l'ultimo contadino con l'ultima mucca di marghera e, e noi dovevamo realizzare, avevamo avuto un finanziamento eh, da parte del CER, che allora esisteva, il Comitato dell'Edilizia eh, Residenziale e dovevamo, avevamo dei tempi definiti da rispettare, non, non erano tanti soldi come quelli del PNRR, ma comunque era una bella cifra. E comunque era importante completare quell'area con l'inserimento di una, un nuovo quartiere, non tanto grande, ma insomma neanche piccolo, con edilizia proprio ERP, edilizia in pubblica e edilizia delle cooperative. il si narra: io questo non, non l'ho vissuto personalmente. Che il contadino avesse anche un fucile e lo imbracciava quando vedeva avvicinarsi i funzionari, sia del comune o uh, forse c'erano anche dei poliziotti a quel punto, non lo so. Io non sono mai andata finché c'era il contadino e, e non voleva, perché non voleva lasciare la, la sua. Terra, ma probabilmente alla fine si è convinto che neanche la mucca stava tanto bene in mezzo alle case popolari. Così se n'è andato e noi abbiamo realizzato un piccolo quartiere che si sviluppa intorno a una, pia una piazza che non c'era, che è stata chiamata per scelta della municipalità Piazza Emmer. E così ci riallacciamo. Ehm... Ecco, il progetto Emmer eh, che nasce così con grande anche chiaroveggenza, con questi eh, riferimenti internazionali, però verrà, come dice, sottolinea Gianfranco Bettin, successivamente stravolto e abbandonato e ne re resta eh, come testimonianza solo l'area centrale e testimonia, sono proprio le parole di Bettin. Una visione lungimirante apparsa per breve tempo nella mente della classe dirigente veneziana novecentesca, e ancora nell'ottica della creazione di una più grande città, razionale e innovativa, la grande Venezia. Eh, adesso abbiamo la città metropolitana. Che sia razionale e innovativa, boh, aspettiamo, diamogli ancora un po' di tempo. Eh, per il momento direi che non c'è... Io non me ne sono accorta dell'esistenza della città metropolitana, ma anche di questo si potrà... Qualcuno forse ha delle esperienze diverse. Mm, vabbè, Segre e Sbetti invece, eh, a proposito di questo eh, allargamento della città storica in terraferma, appunto la vedono come il vero inizio della periferia novecentesca e dicono dopo aver il primo, eh, in, il primo, la prima periferia alla Giudecca, ma che non è diventata periferia, la seconda reale periferia è questa che eh, inizia in questi anni al di là dell'acqua. Dell Comunque, pur eh, incompiuta, stravolta, la città giardino diventa, è oggetto di un provvedimento del MiBAC, del Mibac eh, che pone un vincolo in quanto area di notevole interesse pubblico. Anche questo oh, mi è saltato così all'occhio che il questo provvedimento che è stato definitivamente approvato nel 2018 aveva visto l'avvio dell'iter nel 1995, 23 anni, a proposito della celerità delle nostre procedure. Mm, vabbè, mi verrebbe da fare un riferimento, ma speriamo che col PNR vada tutto bene. Eh, nella, quello però che mi piaceva sottolineare, a proposito del provvedimento del MIBAC, <coughs> È che nella relazione che lo accompagna si fa sì riferimento alle esperienze di città Giardino, in particolare in Inghilterra, però viene anche sottolineato cioè, il motivo per cui è stata presa questa decisione: è che il quartiere costituisce un insieme caratteristico del Novecento che testimonia una fase significativa. Della storia delle città e delle teorie urbanistiche. Ecco, questo mi è piaciuto molto perché eh, in, lo leggo anche in un certo modo come un riconoscimento eh, dell'urbanistica, che, eh, che comunque non si può negare ha consentito, non sempre, ma in, non in tutto il territorio della terraferma, almeno in parte, uno sviluppo ordinato tanto più che mi è capitato di leggere in un'intervista a un noto architetto di cui veramente non ricordo il nome, eh, che lui considera l'urbanistica come mm, un, un, una difficoltà in più, insomma, un fatto comunque negativo rispetto allo sviluppo della città e del territorio. Ecco, anche questo sarebbe un, tema, un bel tema di dibattito, eh, però appunto non è... Faremo. Bene, nel eh, cioè, cioè, il confronto tra quello che era il piano originale di Emmer e poi la sua, eh, il suo sviluppo con la, la perdita eh, della di de quello, quello che era stato pensato è dovuto, dice eh, Svalduz, a una crescita incontrollata e anche sottolinea di come questo. Mh, que quanto accaduto a Marghera, non si è accaduto solo a Marghera, ma anche eh, nel contesto più ampio della terraferma veneziana, in quanto e perché dice è accaduto, perché la logica che ha governato le trasformazioni del territorio era ben lontana dalla pianificazione. Invece eh, notavo sempre anche... Così, con riferimento a quello che è stato lo sviluppo dell'edilizia e dei quartieri di edilizia popolare, un'occasione um, un di eh, sviluppo ordinato appunto, è stata, e quindi e, e, di quartieri pianificati, è stata in occasione di quella che poi viene riconosciuta come la città pubblica. E cioè i quartieri eh, di Nacasa, i quartieri PEP, che hanno in qualche modo definito il limite dell'espansione della terraferma verso la città d'acqua. <coughs> All'inizio avevo detto appunto che c'erano, eh, il libro poteva da essere letto sotto diversi punti di vista, insomma, da apriva diverse letture. E io direi che ci spazia dalle microstorie, e vedremo poi perché, alla storia della modernizzazione, dall'analisi dell'edilizia, alla quella che viene chiamata la poesia della macchina. Nel, sul rapporto di Venezia con la modernità e in particolare sulla trasformazione urbana durante il ventennio fascista si sofferma eh, Martina Massaro. Con, anche in seguito alle ricerche che lei ha fatto eh, a partire dall'archivio di Guido Costante Sullam. Allora, il saggio inizia sottolineando come sia utile insomma, riconsiderare alcuni eventi storici proprio per comprendere più a fondo la situazione presente. Tanto più e, e lei dice che analisi e argomentazioni che potevano apparire solo ipotetiche si sono dimostrate profetiche e quindi attualissime. Eh, sì, certamente ecco, questo lo ritroviamo anche in altre relazioni. In particolare, dice sempre Martina Massaro, dopo aver inquadrato la vicenda della creazione di Porto Marghera e del quartiere residenziale, eh, certamente nella storia di lungo periodo e aver constatato che le previsioni di sviluppo demografico che alcuni avevano delineato e anche erano paventate fin dagli anni 30 sono state raggiunte e hanno forse eh, influito sullo svuotamento di funzioni avvenuto nel centro storico che oggi secondo la visione di Massaro, ma direi che è una visione abbastanza riconosciuta, è ridotta Uh, il centro storico è ridotto unicamente a meta di un turismo di massa. Avrebbe potuto essere questo fine, avremmo, no, no, noi siamo arrivati sì tardi, ma insomma uh, si sarebbe potuto evitare altre politiche, politiche diverse avrebbero potuto condurre un altro esito? Anche questo è un bel interrogativo e comunque è una risposta che dovremmo dare, non tanto. Per capire meglio la storia, ma perché eh, dovremmo trovare delle soluzioni a un, quello che, che pucia, chiamiamo tanto per capirci problema Venezia. Quando avevo detto microstorie, mi riferivo in particolare alla relazione di Elena Svalduz, perché fa una cosa molto interessante. E in qualche modo, io l'ho letta anche in modo divertente, ma non credo che fosse questa l'intenzione. Eh, quindi a partire dalla, um, dalla ricerca sulle concessioni edilizie, eh, è possibile, appunto come dice eh, Svalduz, seguire nel dettaglio lo sviluppo del quartiere. Ecco, io ho pensato che eh, oltre alle case eh, eh, ci possiamo immaginare no? quest'area vuota con eh, un tracciato viario in cui tum, 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 cominciano ad esserci tanti cubetti, ma dentro a quei cubetti ci sono delle persone e dalle concessioni edilizie mi ha molto divertito, io adesso non riporto tutti i nomi, ma nel 1921 il signor Michele Dapian vorrebbe realizzare una casa di abitazione con annesso laboratorio e negozio di salumeria. Poi ci sono altre due donne che vogliono costruirsi la casa e tra queste Amelia Marafatto, originaria di Campalto, vuole aprire anche una trattoria. Beh, io mi sono immaginata questa, questi erano dei pionieri in qualche modo. che... Non so che cosa li abbia spinti a lasciare la, la loro abitazione, insomma, il posto dove hanno abitato fino a quel momento per andare a, in, in un'area abbastanza deserta, insomma. però questi sono quelli che hanno eh, consentito probabilmente di, di trasformare quel posto eh, in, in una città, in un centro, con appunto la trattoria, poi ci sarà magari stata una sarta al salumaio e vabbè, adesso questa è anche immaginazione, ma probabilmente andando a scavare si potrebbero trovare delle belle storie. Invece, eh, lasciando perdere le persone, le, le case e le loro specificità architettoniche, Vengono, sono il tema dell'intervento di Tommaso Tagliabue. Allora, anche a questo proposito io vorrei, mi viene da sottolineare come eh, a partire dal, dall'inizio ini, del Novecento lo, lo IACP sia molto attento nella progettazione dei nuovi quartieri. Io mi riferisco al centro storico e poi anche al Lido soprattutto quando i quartieri si trovano in zone di pregio, come a San Rocco, per la vicinanza dei frari, oppure ai gesuiti, dove ci sono, ci sono dei blocchi di edifici proprio di fronte alla Chiesa. Allora, attraverso l'uso eh, e la composizione di elementi architettonici che secondo loro... Eh, aiutavano l'integrazione delle nuove costruzioni con uh, il contesto di pregio circostante perché siamo a Venezia hanno cercato sempre di uh, insomma, produrre al meglio e non, uh, perché no, non, non si doveva in fondo in, quando si passava in quartiere a te quelle sono le case popolari c'era stata questa ricerca di integrazione Molto diversa era la situazione a Marghera, non, non c'era integrazione con niente, era il deserto e quindi ehm, io penso che abbiano dovuto inventare la tipologia adatta a quella zona ed infatti eh, anche perché non erano aiutati dal piano Emmer per esempio che eh, definiva i tracciati viari, le dimensioni delle vie, le dimensioni dei lotti, eh, le volumetrie, ma, eh, e anche giustamente, non entrava nel linguaggio architettonico. L'ufficio tecnico, quindi, dell'OIACP, aveva messo a punto quelle che erano le loro linee guida. E dice, non sarebbero state cioè, le nuove costruzioni Né la casa di città, né la villa, né il sobborgo monotono del centro industriale, né la casa rurale, pur ispirandosi alle caratteristiche migliori di questi ambienti. Nasce così il tipo semirustico, che eh, nell'idea allora corrente non solo all'interno dello IACP avrebbe dovuto attirare non solo gli operai della vicina zona industriale ma anche i veneziani che eh, avre avrebbero dovuto lasciare volentieri, volentieri forse no perché lasciare il centro eh, storico non, forse non l'hanno lasciato volentieri, ma certamente mh, avrebbero potuto trovare delle eh, condizioni abitativi migliori perché in quel periodo non bisogna dimenticare che Venezia anche a causa del suo raffollamento Aveva delle, presentava delle situazioni, eh, delle abitazioni dal punto di vista igienico veramente disastrose. Venendo adesso invece al rapporto tra l'idea di Emmer e, e quello che succedeva, cioè il confronto con eh, esperienze assimilabili, prima di tutto con. Eh, mh, quello cioè, è sempre stato accostato al, alle case, all'idea di Howard e così, su questo eh, verte, le, vertono le due relazioni di eh, Guido Zucconi e Eleni Porfirio, che mh, confrontano il, il caso Emmer diciamo, con il, con il complesso del Milanino, Zucconi e con alcuni esempi nel Lazio eh, Porfirio. Allora Zucconi traccia appunto un po' la vicenda del Milanino che lui mh, chiama villaggio giardino, non più città giardino, poi vedremo anche viene chiamato anche quartiere giardino, quindi cominciano a esserci più... Mh, i nomi affibiati a quella che per noi è la città giardino di Marghera sono, sono diversi in relazione anche a, quel, a come si interpreta questa, questa realizzazione, eh, forse non, perché probabilmente non arriva a essere una città giardino, un villaggio, no? forse il quartiere è il nome più appropriato. E appunto di questo tratta Zucconi quando fa il confronto, anzi parlando del Milanino, dice non, chiamiamolo villaggio giardino perché eh, il confronto che si fa con altre esperienze, eh, appunto in, in Inghilterra in particolare, cioè, non montiamoci la testa in fondo, io lo, lo vedo un po' così. Eh, anche se i, le, 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 la relazione eh, con le, quello che stava succedendo al di fuori dell'Italia eh, certamente eh, esiste e, e probabilmente anche Luigi Buffoli, che era l'ideatore del progetto Milanino, era a conoscenza delle esperienze straniere. E comunque le, eh, le relazioni le, le, I punti di vicinanza del Milanino con eh, il quartiere di Marghera sono di, esistono sia dal punto di vista fisico, cioè come il tracciato viario, sia eh, se pensiamo agli operatori che hanno, messo, vado veloce, che hanno messo in moto il progetto, che era una commissione di pubblico e privato. Allora. Eh, adesso cercando di... Ah, volevo solo dire una cosa eh, a proposito sempre dell'unione cooperativa che è all'origine del Milanino. Insomma, della... eh, a un certo punto emana un bando di concorso con lo scopo di creare un repertorio di case monofamiliari e questo mi pare un'iniziativa importante e l'ho... Eh, e ho pensato che mh, aveva preceduto di qualche decennio un'iniziativa simile che era stata mh, avviata dalla regione Lombardia nel, no, negli anni 70 per arrivare a definire un repertorio di progetti tipo, allora si era in piena industrializzazione edilizia, non so se fossero consapevoli del precedente. Adesso cerco di andare veloce. Porfirio eh, si riferisce, prende come riferimento tre, eh, tre casi che sono Aniene, Garbatella e Ostia Nuova, che in modi diversi da quel, cioè Aniene mi pare che sia quella che più eh, anche nel sviluppo nasce come città giardino e, e tale possiamo continuare a vederla. Invece sia Ostia che la Garbatella per motivi diversi si allontanano dal progetto originale. Una Ostia diventa piuttosto un insediamento balneare. E la garbatella da città giardino ampia diventa piuttosto un'area a sviluppo intensivo, ma resta comunque un esperimento molto interessante. Venendo all'ultima che ho tratta, tratto io, ehm, relazione di Francesco Vallerani: questa ha un punto di vista completamente diverso e lui pone appunto il progetto urbanistico e produttivo di Marghera all'interno del processo di modernizzazione del Veneto e dell'intero paese che a sua volta è collocato in uno scenario di competizione globale e questo significa che Marghera non ci sarebbe stata senza i progressi dell'ingegneria idraulica e dei macchinari che diventavano sempre più efficaci e alle Fa comunque presente che, da una parte, c'era l'elogio della macchina e della retorica modernista, ma dall'altra c'era anche un approccio critico diverso, che, in cui stava prendendo forma una nuova idea di natura, di ambiente e paesaggio. Da questa commistione nasce, in fondo, in, in, su questo appunto substrato culturale. Eh, si imposta la realizzazione di un programma urbanistico di Marghera e quindi ne risulta una rappresentazione, insomma con un luogo di interazione di paesaggi diversi che mi sembra che sia eh, l'immagine che si può avere ancora oggi, io direi che questo è il fascino di Marghera. Fascino è forse una parola grossa, però per certi aspetti... Questa commistione, questa sovrapposizione proprio di paesaggi diversi, la trovo molto interessante. Per finire, eh, cito: una parola grossa, eh, Cardin e la sua torre. Forse lui pensava di poter raggiungere qualche cosa a Marghera, ma si era sbagliato. Grazie Ambra. Uh, se siete d'accordo, io proseguirei nel nostro uh, iter forzato, uh, dando la parola agli altri interlocutori. Avete capito tutti che il libro è molto variegato, ci sono tanti punti di vista, per quelli che non, di voi che non l'hanno letto, uh, lascerei un po' di spazio al dibattito alla fine, uh, e quindi darei la parola a Serena uh, Maffioletti. Uh, che è professore di progettazione architettonica all'Università UAV di Venezia, che purtroppo si non ha potuto essere con noi in presenza, si collegherà via Zoom. Um, una delle ragioni per cui um, abbiamo deciso di coinvolgerla è il fatto che eh, è anche direttore dell'archivio progetti eh, dello UAV e eh, ha recentemente eh, curato una insieme con Guido Zucconi, peraltro uno degli autori del libro, che compare nel libro, una mostra eh, che ho trovato molto interessante sui progetti eh, fatti per Venezia, Venezia in senso ampio, centro storico e terraferma nel XX secolo. La quantità di progetti che eh, Venezia ha visto, anche per noi, eh, voglio dire per le persone più vecchiotte che, che, che li hanno visti nascere, crescere, li hanno seguiti, è impressionante. Eh, di questi pochi hanno visto una effettiva realizzazione, altri eh, sono rimasti dei disegni più o meno conservati all'archivio progetti o altrove in collezioni eh, di disegni, ma eh, l'attività progettuale che è stata fatta su Venezia è davvero impressionante. Da questo punto di vista eh, penso che il suo punto di vista di Serena sia particolarmente interessante sulle questioni trattate dal libro. Serena, a te la parola. Grazie Donatella, grazie di avermi invitato. Mi si sente, mi si vede, sì, tutto, sì, a sì, tutto a posto? Tutto a posto. Perfetto. Eh, ho il Covid, per cui spero di non perdere né la voce né il filo del discorso, ma tenevo molto a essere presente perché mi sembra che il, il tema posto da questo libro eh, sia eh, urgente, eh, importante e che questo libro mancasse all'appello. Rispetto alla mossa che è stata appena citata da Donatella, devo dire che nessun progetto esposto in mostra riguardava la città giardino di... Um, di Marghera, quindi non solo faccio ammenda, ma anche se um, dopo aver fatto ammenda dico che ce ne saranno, ma ce ne sono sicuramente molto pochi. Um, ho apprezzato infinitamente questo libro e, um, ed è per me è stato costruito come una sorta di strano giallo: nel senso che c'è una narrazione molto eh, piana, molto stratificata, molto. Ehm, discorsiva per tutto il libro e poi alla fine come una sorta di suspense eh, accesa all'ultimo momento si eh, pone la questione del vincolo del mibact eh, il vincolo del mibact è comunque legato al libro nel senso che il libro nasce nel centenario della fondazione della città giardino ma anche il mibact in qualche modo celebra la fondazione della città giardino attraverso la posizione di un vincolo quindi il legame tra vincolo Progetto è molto forte e forse quello che a me eh, è parso interessante da indagare è come agisce questo vincolo, come potrebbe agire, come si lega questo vincolo alla città-giardino. Ehm, voglio però fare due premesse. Eh, la prima cosa è che io ho un'esperienza anche diretta della città-giardino, perché ho lo studio molto vicino e eh, quindi ho una eh, consapevolezza anche delle condizioni di vita. Che, che si svolgono, e questo mi ha aperto qualche interrogativo in più sul vincolo. Ehm, Premetto eh, due cose al discorso che sto per fare, spero di fare brevemente. Il primo discorso è che io credo che anche la mossa che noi abbiamo fatto su Venezia nel Novecento e i molti libri sulla Venezia non realizzata o sulle guide parlano di una sorta di continua periferizzazione, omissione. Ehm, Rimozione dal dibattito non solo in un squilibrio costante tra entroterra e centro storico, ma anche in una particolare omissione della parte relativa alla città giardino, cioè quando si parla di Marghera, in generale si parla di Marghera porto e si parla di Marghera eh, zona industriale. Quindi la zona residenziale di Marghera, che è stata consustanziale, fondamentale nella costruzione della grande Venezia all'inizio del Novecento, è comunque la, 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 la figlia di un dio straminore rispetto alle altre parti di città. Eh, vorrei fare un parallelo tra la costruzione della Grande Milano all'inizio del Novecento e la costruzione della Grande Venezia no, all'inizio del Novecento. Eh, Milano e, ehm, ingloba una serie di, quarti, di comuni che sono Guarda, Turro afori eccetera eccetera ma nessuno conserva il proprio nome se non nella toponomastica o forse nella fermata della metropolitana a venezia queste queste non sono nemmeno annessioni sono costruzioni quindi la città madre patria avrebbe dovuto eh, come dire dare il suo nome a tutte le altre parti invece restano con identità che eh, Conservano appunto se nomina su un conseguenza reno. I nomi identificano ancora la alterità, la diversità. Alterità che si esprime molto fortemente nella prima eh, terraferma di Venezia. Perché chiunque di noi abbia esperienza della, della, della costruzione veneziana, delle città, eh, dello stato da terra e dello stato da mar, sa quanto è forte l'imprinting sugli edifici e sull'urbanistica che la città di Venezia ha dato. Quindi resta abbastanza incomprensibile. Eh, la assenza di una possibilità di identificare la prima terraferma di Venezia con l'unità veneziana. È vero che è stato costruito Mestre e Marghera in, un, in condizioni di, chiamiamole, emergenza per la sopravvivenza della città di Venezia, però né questo né l'approccio funzionale eh, sono sufficienti per spiegare un secolo orientato in questo senso. Per capire la città giardino di Porto Marghera questo libro è fondamentale, io vorrei ri ripercorrere alcune caratteristiche della città giardino di, Margher di Cia Genio e Marghera ehm, eh, attraverso tre momenti temporali diversi, allora, eh, oggi e il futuro. Per quello che riguarda allora, eh, diciamo ci sono alcune cose importanti da dire, che manca un piano che coordini l'espansione della città riportando anche la città giardino dentro un discorso generale. La seconda questione importante da sottolineare è che viene scelto un tipo insediativo che è quello della città giardino e è sicuramente, diciamo, retrodattato di alcuni anni. E questo tipo, mh, come dire, ha alcune singolari caratteristiche rispetto ad altri città giardino, sia contemporanee in Italia, sia eh, precedenti in, in Inghilterra. Comunque, in ogni caso... Esistevano parallelamente in Germania, in Svizzera, altre esperienze che avrebbero potuto indirizzare verso delle condizioni urbane più, più solide, più strutturate, eh, non dico alternative, ma sicuramente più strutturate. Quali sono le caratteristiche di questa città-giardino? Sono certamente il tipo edilizio, diciamo semi-rurale, che è questo mix tra un'idea. Eh, architettonica urbana e un'idea architettonica invece eh, rurale. Questo mix si, eh, a, si poggia sulla bassa densità che è, a Marghera è veramente bassa perché è un metro quadro edificato su 4 metri di giardino con un'altezza massima di 3 metri. Questo per il verde eh, privato, per, il ver per lo spazio aperto privato. Per il verde pubblico invece c'è una dotazione molto interessante, quindi anche il regime di vincolo per conto mio, meriterebbe di essere un po' eh, affrontato. Rispetto poi alla scarsità che è legata anche alla storia, diciamo, di un abbandono che il Comune di Venezia fa nello sviluppo del progetto, come eh, Ambradina ha evidenziato, eh, bisogna dire che la dotazione di servizi eh, di quartiere, diciamo, oppure urbani è piuttosto bassa e che quindi questa eh, condizione resta tendenzialmente una condizione di marginalizzazione. Il libro sottolinea tutte queste cose e sottolinea appunto anche il decalage di forza nella costruzione urbana a seguito dell'abbandono, quindi manca un sistema relazionale, e un tipo, un tipo insediativo di un certo, eh, con una certa caratteristica ehm, diciamo sociologica, ha eh, un sistema pubblico di spazi. Verdi, ma soprattutto legati a, del, a un sovradimensionamento delle infrastrutture e, eh, e poi eh, diciamo una sottodotazione di eh, eh, servizi eh, per la dimensione sociale del quartiere. Questo parallelamente, ricordiamo, era, appena, era già stato costruito il quartiere eh, a Schio, eh, Lanerossi, ed era in corso di costruzione invece da parte di Marzotto Valdagno, che avevano ben altre attrezzature di servizio. Quello che forse è un limite del libro, che peraltro per me è bellissimo, è un romanzo meraviglioso che ho letto con estrema passione, è l'apparato iconografico. Cioè io credo che questo apparato iconografico avrebbe potuto essere arricchito e ci avrebbe meglio fatto capire che anche per esempio i tipi edilizi scelti all'interno di questa scelta Semi-rurale sono comunque di stampo ottocentesco, tardo ottocentesco, e quindi anche il modello di abitante fa riferimento non solo a questo operaio che coltiva, ma anche a una, um, una tipologia familiare che resta comunque oggi un vincolo perché il vincolo applicato dal, dal Mibat agisce come dire in, in termini di conservazione. Um, Nell'oggi direi che. Forse la cosa che sarebbe bello poter aggiungere, e sicuramente altri studi l'hanno fatto, è quello di una descrizione dello stato attuale della città giardino o ancora di come la città giardino dalla fine degli anni 30 si è modificata fino a giungere a noi. Cioè se quel modello, se quella costruzione ha resistito e, e si è adattata o non si è adattata, ma si è adattata nella parte edilizia nella parte di spazio pubblico, nella parte di spazio aperto privato, cioè entrare di più nel merito di capire che cosa è successo se si intende porre un vincolo. D'altra parte, come anche il libro di Irvani sulle le periferie, ha evidenziato, e come basta passeggiare in Internet per capire, Marghera non è ferma, c'è una grande vitalità. Ehm, diciamo delle associazioni eh, locali che mostrano una grande attenzione alla trasformazione. Ma c'è anche, per esempio, giusto per citare dei nomi che possono avere una eh, presenza nel dibattito pubblico, Renzo Piano ha eh, organizzato uno dei suoi seminari pagati con, ehm, il, suo, con il suo ruolo di eh, senatore a vita, e questi seminari ha prodotto una serie di eventi che credo si siano eh, fermati. Così come le proposte di uave, seminari di studio, seminari di progettazione, si sono fermati. Io credo che sia bene allora riflettere su quali sono i punti di forza di di, della città giardino di Marghera se la dobbiamo collocare in un futuro di Venezia. La prima ehm, cosa che io metterei in campo è la localizzazione, cioè eh, il fatto di avere un patrimonio edificato di, ed di edifici e di infrastrutture in un posto così eh, significativo tra la laguna e, ehm, e l'area la, 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 industriale e portuale, credo che sia una chance enorme per la città di Venezia. La seconda cosa è l'ampia dotazione di spazio aperto. Non ti sentiamo più, e non so se. e di spazio pubblico. La terza. Di... Mi senti? No, abbiamo perso un pezzetto. Eh, non so se il collegamento... Basta che tu ripeti, prova a ripetere l'ultimo pezzettino. Eh, il collegamento che... Mm. Eh. Prova, non prova, non si prova, prova non è Sì, adesso sì, prova. Allora, dicevo che... I mi, mi, mi fai segno se non si sente? D'accordo, adesso ti sentiamo. Dicevo che i punti di forza della città giardino sono sicuramente la base per un progetto di futuro. Il primo punto di forza è la localizzazione, in, in prossimità di un grande sistema infrastrutturale e industriale e portuale. La seconda eh, questione importante, un punto di forza, è la dotazione di verde e di spazio aperto. La terza non irrilevante è proprio il tipo insediativo, cioè la possibilità che questa, ehm, questa eh, tipologia insediativa, cioè fatta a case isolate, possa essere quel punto di incontro tra una domanda eh, della domanda che cerca, scusatemi di incontrare, ho detto male, eh, le condizioni abitative, eh, Contemporanee, no? con la presenza dello spazio aperto. In, in Germania si chiama Stabila, Villa Urbana e questo è un modello che è molto eh, diffuso. Credo quindi che si possa molto ragionevolmente ipotizzare un progetto o una riflessione ampia progettuale sul futuro di, eh, della città-giardino tenendo conto della dimensione metropolitana della città e tenendo conto che Venezia non ha gli strumenti oggi, non li ha adottati per costruire quello che lei intende essere, cioè una città universitaria, una città della cultura. Quindi per me se noi cominciassimo a incrociare ciò che Venezia non dà con ciò che Marghera può dare, tenendo anche presente che, per paradosso, Marghera è stata generata... Da una domanda di Venezia di mandare le persone veneziane a lavorare al, nella zona industriale. Quindi mi sembra interessante chiudere un po' questo cerchio e, e chiederci: ma Venezia può oggi chiedere a Marghera qualche cosa? Può Marghera dare qualche cosa alla città di Venezia, in senso della città metropolitana? Ecco, a questo punto però agiscono i vincoli. Il vincolo è sicuramente un riconoscimento ed è uno strumento. Importante, uno strumento anche di appunto, come sottolineava Ambredina, cioè di, eh, come dire, di attribuzione di un valore, no? di, di riconoscimento di un valore che è depositato in questo caso non in un manufatto, ma in una parte di città. Quindi credo che sia uno strumento su cui fare una seria riflessione. Il punto è come si è arrivati a questo vincolo e come agisce questo vincolo. Io credo che su questo non io ma diciamo ben altre persone, in ben altri contesti, forse dovremmo riflettere. Allora, il vincolo del MIBAC 18 viene preceduto dal, dalla variante al piano regolatore del 1997. La variante al piano regolatore del 1997, per la parte della città, della città Giardino, fa due tipi di operazioni. La prima ehm, valorizza gli elementi di carattere urbano, quindi la grande, eh, il grande disegno, anche maniloquente per certi aspetti, dell'impianto urbano, e, ehm, e rafforza, no? valorizza il sistema eh, ambientale e infrastrutturale, cosa che in parte è ricaduta eh, attraverso le cui ricadute sono in parte visibili nel progetto di Giorgio Lombardi per la piazza Mercato. Quello che fa invece a livello edilizio, che è forse la cosa sulla quale io ehm, vedo più problemi, è quello di apporre un vincolo conservativo, cioè non, non vengono concesse. Trasformazioni che non siano nel rispetto totale delle condizioni tipologiche, morfologiche, funzionali, architettoniche. Quindi, quella in, per conto mio necessaria dinamica trasformativa viene inibita dal fatto che gli strumenti eh, di piano comunque sono sottoposti a un vincolo, vincolo che viene rafforzato dal vincolo posto dal MIBACT, il quale definisce: se non ho ricostruito male perché con la febbre è sempre difficile muoversi nelle leggi. Definisce per la parte eh, liberty un vincolo monumentale, nel quale si è concesso solo la manutenzione ordinaria, e un vincolo invece paesaggistico per tutta l'altra parte, cioè consentendo quelle alterazioni che non alterano però il tipo insediativo, il rapporto ehm, edificato-spazio esterno, cioè che non, vanno a, che, che non consentono quelle operazioni di densificazione di trasformazione funzionale che per un quartiere nato povero e impoverito da un secolo forse sono degli strumenti sui quali almeno riflettere prima di, ehm, di inibirli io credo che il, il punto sia qua tra piano e vincolo cioè forse era necessario prima avere uno strumento di piano che, con, che proiettasse no, la città giardino in un'idea di futuro in una L'idea di futuro della città giardina nella città metropolitana e che poi questo vincolo fosse declinato nella specificità di questo progetto. Quindi ben venga il vincolo, ma ben venga se il vincolo si declina dentro delle condizioni specifiche. A me sembra che sia un po', un po strana il fatto di, eh, come dire, caricare delle giuste ambizioni di conservazione di un'identità storica sugli abitanti della città giardino, perché se io non costruisco degli strumenti urbanistici e non do agli strumenti urbanistici degli strumenti operativi anche di tipo economico, è chiaro che o non succede niente o chi, chi vuole fare deve fare a spese proprie. Quindi credo che abbiamo aperto mh, col, col, con il decreto del MIBAT, abbiamo fatto un, una parte di un discorso che è molto più ampio. Io credo che esempi in Europa da questo punto di vista ce ne siano tantissimi, ne avevo elencati alcuni. Penso a Weimar che ha eh, vincolato le, la casa di Mühe, ma accanto ha costruito una città giardino meravigliosa tramite un concorso internazionale. Oppure pensavo a Hamburgo, dove tutta eh, la parte del porto è un insieme di iniziative, anche di operatori diversi, con strategie complessissime, ma anche di vincolo. Oppure eh, il caso forse più vicino eh, a, a questa proposta è eh, Berlino, la ricostruzione di Berlino, dove... Il Piano, cioè il, il, il disegno bidimensionale a città, strade e eh, isolati, è la, la regola comune. Quindi capire in ogni luogo che tipo di vincolo eh, è opportuno. Quindi la mia posizione è, è questa: eh, di capire eh, come costruire il futuro incorporando il passato, ma non vincolandosi al passato. Per chiudere con una frase per me divertente ma tragica vorrei citare, tragica nel senso che ci porta alle difficoltà dell'oggi, vorrei citare una persona che per me è sempre di ispirazione, che è Nesto Rogers. Nel 1946 si trova a Lima e deve fare il piano regolatore, e lì affronta il problema della conservazione della, eh, della distruzione, scrive: eh, cioè dell'antico, e del moderno, della tradizione e della vita. Scrive, di fronte ad alcuni modernisti incontrollati, ho cercato di difendere gli stupendi valori della tradizione locale, ma di fronte agli imbalsamatori che verrebbero a conservare ogni vecchia pietra incurante della vita, ho cercato di dimostrare la necessità del rinnovamento. È una questione di equilibrio che vale a Lima come a Trieste. Noi dobbiamo essere gelosi conservatori della bellezza, che è eterna e perciò non è né vecchia né moderna, ma dobbiamo considerare che la prima bellezza è la vita sana e non possiamo consentire con gli archeologi che quando i loro problemi coincidono con quelli dei bambini. Grazie. Molte grazie Serena, mi pare che tu abbia introdotto una serie di questioni assolutamente pertinenti e quelle che in qualche modo avremmo voluto sollevare con questa iniziativa. E a proposito di periferie e di abitanti... Eh, io darei la parola a Francesco Urbani, che credo molti di voi conoscano. Eh, ha un passato di giornalista e un presente di scrittore. Eh, ha scritto in particolare quel libro che la stessa Serena ha citato, che si chiama eh, Dove eh, ricomincia la città, eh, l'Italia delle periferie. Eh, si è occupato... Eh, prima come giornalista e poi come scrittore moltissimo di urbanistica, di territori, eh, di, di città e di territori. Eh, abita a Roma, ma è presente a Venezia molto spesso. Eh, credo che abbia, conosca molto bene la città di Venezia. Questo libro che, di cui vi ho detto il titolo è del 2021 e ha un grosso capitolo proprio su Marghera. Francesco. Grazie. <coughs> Grazie per l'invito. Eh, sì, io Continuo ad essere solo un giornalista. Sempre un giornalista sono. Eh, eh, la, questo mi porta a dire che eh, sì, intorno a questo, a questo tavolo ci sono persone diverse, ma io sono un po' più diverso al dagli altri, perché non sono architetto, non ho mai messo piede in una facoltà di architettura. E, e, e faccio appunto soltanto il cronista, osservo da fuori eh, con curiosità e spero con pazienza. Eh, questo libro ha, una, ha molti pregi, è certamente una, una raccolta di saggi, di, eh, di interventi ad un convegno, ma ha un suo, eh, quindi punti di vista diversi, ma ha una sua sistematicità di fondo. Eh, cioè si può leggere benissimo, anche se eh, i punti di vista appunto sono diversi, si può leggere benissimo come un saggio. E questo credo che sia il merito eh, della, della curatela di Donatella Calabi e di Martina Massaro. Eh, si getta luce su tante, su tante questioni, eh, su, alcune sono state già, eh, già ricordate. Eh, su questo ambizioso progetto di, di modernizzazione che, eh, appunto, documentato da Francesco Vallerani, si inserisce in una competizione internazionale eh, in cui l'ingegneria e le eh, impattanti trasformazioni territoriali eh, vanno di pari passo, sono, sono condizione per scelte economiche e di politica Industriale che coinvolgono, che coinvolgono altri paesi. Eh, nel caso di Marghera si tratta di qualcosa di molto, eh, di molto forte, di molto potente, addirittura la creazione di una superficie che non c'è. Mi piace ricordare una frase proprio di, eh, di Francesco Vallerani, eh, per cui eh, appunto in generale quando si interviene in quello scorcio di, di, di fine. 800, primi 900, ci si spinge, lui dice, sempre più verso una visione smisurata circa l'inarrestabile e radioso futuro dell'umanità, il cui compito è anche di sanare le imperfezioni della crosta terrestre. Eh, poi appunto c'è la, la creazione di un'area un industriale eh, fra le più grandi d'Europa. E la realizzazione appunto di un quartiere, di un quartiere residenziale. I saggi eh, in vario modo ne seguono la storia: dai progetti iniziali, che sono progetti appunto eh, pensati, disegnati, lungimiranti è stato detto anche prima, razionali, eh, controllati dalla, dalla mano pubblica, fino all'espansione che invece eh, segue eh, tutte altre logiche. Un'espansione quasi illimitata la definisce già negli anni 30 Guido Sullam, citato da, da Martina Massaro. Ecco, eh, a questo punto io mi eh, concedo e chiedo Venia un po' di divagazioni, forte appunto del non essere un addetto, un addetto ai lavori. Eh, e penso, e ho pensato leggendo, leggendo questi saggi, questo saggio all'effetto che eh, eh, fa eh, un racconto eh, del genere su un pubblico più vasto, eh, un racconto documentato, accurato, che si riferisce ad un quartiere eh, sorto per un ceto di operai o comunque per persone impossibilitate ad accedere ad una casa eh, eh, al libero, libero mercato. Eh, e penso in particolare all'effetto sugli abitanti di Marghera. Ecco, eh, sono stati evocati eh, anche negli interventi che mi hanno, che mi hanno, che mi hanno preceduto, eh, è un effetto eh, positivamente straniante, perché, eh, per me che appunto non sono veneziano, ma che eh, frequento la città, eh, Marghera ascoltandola nominata da non veneziani, che cos'è? Marghera è il petrolchimico, Marghera è l'area industriale, Marghera sono eh, i processi eh, per le morti in fabbrica, eh, Marghera è la possibilità di, eh, l'ipotesi che eh, ci sia una riconversione di, di, di qualche tipo, insomma Marghera è quella. Il fatto invece, appunto, come diceva eh, prima, eh, Mafioletti, che si, ci si concentri sul quartiere residenziale di Marghera, nato con certe eh, prospettive, magari poi eh, lasciate eh, in evase oppure eh, del tutto eh, dismesse, ecco, eh, fa un effetto che sugli abitanti, e in questo sono molto d'accordo con quello che dice Gianfranco Bettin, Uh, fa un effetto, come dire, uh, uh, fa recuperare una, una consapevolezza di sé, fa recuperare il senso di cittadinanza, il senso di appartenenza ad una comunità. Uh, il libro appunto racconta di questa storia uh, che si svolge agli albori, agli albori del Novecento. Si parla anche di altre eh, realizzazioni di questo tipo, città, sul modello della città-giardino. Penso alle romane Garbatella, Monte Sacro, la Valle, valle dell'Aniene. A me è venuto in mente anche che non, non è una città-giardino, e mi è venuto in mente, dirò subito perché: appunto, perché raccontare le storie oppure riportare l'attenzione su eh, questi progetti produce degli effetti. Di, proprio di rigenerazione eh, anche, anche civile. Penso al, al rione che, porta, che a Napoli porta il nome del, del padre delle, della legge eh, sull'edilizia popolare, la legge Luzzatti. Il Rione Luzzatti. Eh, a Napoli, io sono napoletano, a Napoli il Rione Luzzatti è stato sempre come dire, considerato altro dalla città, emblema di quella periferia appunto che non aveva possibilità di, di, di storia, di redenzione, eccetera, eccetera. Beh, I romanzi di Elena Ferrante e, il, el, e la serie televisiva eh, hanno riportato, ora non, non, non entro nel merito della qualità letteraria, se c'è o meno, del, dei romanzi di, di Elena Ferrante, però il rione Luzzatti è tornato ad, essere, ad avere una sua dignità, ad avere una sua storia. Perché prima non ce l'aveva, non c'aveva storia, non aveva racconto, non aveva la possibilità di essere appunto riconosciuto. E invece il rione Luzzatti è diventato addirittura meta di visite. Io conosco delle persone che a Napoli organizzano le visite al quartiere di Elena Ferrante, che poi non so perché non sa, nessuno sa chi è Elena Ferrante, quindi non so se Elena Ferrante effettivamente ci ha abitato non tanto nel rione Luzzatti, quello originario, ma nella sua diciamo, trasformazione eh, negli anni 30 e 40. Ecco, eh, Si parla appunto di, di questi quartieri che sono eh, eh, sorti in quelli che un tempo erano le periferie, poi le periferie si sono eh, aggiunte a, a, a queste vecchie periferie, per cui non si, anche la parola periferia ha una, una sua mobilità. Eh, quello che un tempo era periferia poi non lo è più perché un altro quartiere diventa periferia e quello che era un tempo periferia non lo è più. Ehm, appunto, riflettevo però sull'utilità sull delle ricostruzioni, di ricostruzioni così accurate, che mettono anche in evidenza il retroterra politico e culturale, eh, le relazioni con quel che si realizzava non solo in Italia, cioè il fatto che città giardino di Marghera sia uno dei terminali di qualcosa che si realizzava anche in altre parti d'Europa, eh, seguendo quel modello, non, lo, non seguendolo, non entro in questo dettaglio, però eh, questo dà eh, appunto quella dignità di racconto e quindi dignità di, eh, di storia o di micro storia, come si è detto, come si è detto prima che in un quartiere che continua a vivere una condizione di disagio fa molto bene, credo. E questo vale appunto per, per il, se si racconta il piano di Emmer, per altri piani eh, contemporanei, ma anche per quelli, per quelli successivi, tutti comunque quelli eh, orientati a dare, a dare alloggi a chi, a chi non può permetterseli. Ecco, eh, Bettin a un certo punto parla di, eh, degli abitanti di Marghera come degli abitanti che sono alla ricerca di un culto delle origini. Eh, la storia ovviamente degli, degli insediamenti di edilizia eh, residenziale pubblica è una storia, una storia controversa, è una storia composta di, di eh, segmenti molto diversi. Eh, sia per le dimensioni, sia per le, le tipologie insediative, architettoniche, per la composizione sociale, eccetera. Però appunto un racconto di questo tipo, come quello che eh, è raccolto in questo, in questo volume, restituisce dignità a eh, quartieri e ad abitanti che soffrono di esclusione, eh, che in questo modo appunto si sentono si riconoscono parte di una storia, di un contesto eh, che a volte va oltre l'ambito locale, appunto e, e, intanto l'ambito lagunare, ma poi che connette fra di loro eh, altre realtà. Eh, stavo pensando quando eh, Maffioletti parlava delle riflessioni che... Eh, sono generate dalla, dalla posizione di un vincolo da parte della, della soprintendenza. Ricordo che una cosa, un dibattito del genere si è eh, aperto a Roma quando, eh, anche su Corviale, si è pensato di, di mettere un vincolo, poi non è stato messo. Ma eh, il dibattito era molto è stato molto interessante fino a che punto è possibile. In un edificio di quel tipo, in un edificio abitato, eh, 4.500 persone originariamente dovevano essere 6.000, ora sono 4500, dove intanto sono avviati dei pro progetti, cioè no, anzi, degli interventi di riqualificazione. Beh, che che, quale può essere il senso del vincolo? Eh, intanto. In Diciamo, non esiste più il quarto piano, cioè quello nel quale l'architetto eh, Mario Fiorentino aveva immaginato dovessero essere eh, allocate le funzioni urbane del, del grande palazzo, cioè i servizi, le, la, le scuole, la biblioteca, il centro anziani. Lì ci sono andati eh, persone che hanno occupato e che hanno eh, diviso in tanti appartamenti. Il vincolo, che cosa vincola? L'idea di Fiorentino oppure quello che è successo dopo, e per cui in effetti il dibattito credo che eh, sia interessante e eh, ha qualcosa di specialistico, ha qualcosa che, ma ha, qualco, ha molto anche eh, ha, ha un grande riflesso anche sulla, sulla vita di, del, di un edificio come Corviale, di, una, di un quartiere come la città Giardino di, di Marghera. Eh. È una storia che comunque è fatta di, eh, di drammatiche conseguenze ambientali imposte da un uh, polo industriale che ha uh, gravemente inquinato il suolo, la laguna e eh, ha corroso la uh, salute di tanti che vi hanno lavorato. Questo è un elemento uh, molto importante, anche come dire che va dentro la storia che va raccontata, cioè gli abitanti di Marghera devono riconoscersi anche nella storia dei conflitti operai che ci sono stati nel, nel polo industriale, delle questioni poste fra lavoro e salute, eh, lavoro versus salute, tutte questioni che, che hanno un'incidenza anche al di là di Marghera, sono, quindi Marghera è anche il luogo nel quale sono state dibattute questioni di grande importanza eh, nel, dibattito, nel dibattito pubblico di questi, di questi decenni. Eh, anche qui mi, vorrei soltanto citare la, il passaggio della, del piano regolatore del, 60, del 1960 in vigore fino al 1990, che eh, io non so. Come è stata scritta questa frase, ma nella zona industriale di Porto Marghera troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell'aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana, che scaricano nell'acqua sostanze velenose che producono vibrazioni e rumori. Non ci leggo neanche un minimo di pudore in una frase del genere. Ecco, quindi. Marghera è, io ho detto, non è solo questo, ma Marghera è anche questo, questo bisogna, bisogna continuare a ricordarlo. Eh, Marghera è anche il luogo nel quale eh, quella ipotesi di eh, grandi progetti industriali si è chiusa, cioè è il luogo nel quale eh, diciamo, si è completato, si è chiuso. Si è chiusa la parabola novecentesca dell'industria dell concepita in quel modo. Eh, C'erano 40.000 eh, persone che vi lavoravano fino a qualche decennio fa, ora sono 11.000. Eh, tantissimi sono gli spazi vuoti, li ricorda, ri, ricordava Maffioletti come uno degli elementi sui quali eh, puntare per il futuro. Infatti più che spazio vuoto io lo definirei spazio libero. Però anche lì eh, le bonifiche vanno a rilento. Eh, ma comunque è un, quei 300 ettari che eh, eh, mi pare in, parte, in gran parte di proprietà pubblica ma, eh, o anche privata, che sono liberi ormai da impianti industriali, però non sono bonificati, eh, beh, quella è un'area dove, dove si può veramente costruire moltissimo. Eh, il PNRR eh, si, eh, eh, si intesta, la transizione ecologica, tutte queste cose qua, ma che cosa c'è di più concretamente transitorio dal punto di vista ecologico che non queste, che non queste aree? E appunto eh, ricordava anche Maffioletti la, la vitalità delle iniziative che ci sono a Marghera, conflittuali, eh, giovanili, Ecco, eh, ed è co con questo che vorrei, vorrei proprio chiudere. Eh, Mafioletti diceva che cosa Porto Marghera può dare a Venezia, che cosa Venezia può dare a Porto Marghera. Beh, è, è chiaro che Venezia va riabitata, va riabitata, eh, deve essere intensificata la residenza, eccetera, ce lo siamo detti eh, in, tante, in tante circostanze. Non possono essere gli, gli, gli stessi abitanti della città insulare, ovviamente, perché non si moltiplicano da soli. C'è bisogno di apporti esterni. Ma gli apporti esterni possono venire già da quella parte lì. Cioè ci può essere veramente una strettissima correlazione, una strettissima relazione fra terraferma e, 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 e città insulare. E, Tornando quindi a quegli spazi liberi, intanto per evitare che anche lì eh, tutto eh, venga appiattito eh, eh, dall'economia turistica. Il semplice fatto che l'ipotesi di portare le grandi navi eh, a, a, a Marghera, beh, è quella è un'ipotesi che a parte tutte le questioni che, che si possono sollevare sulla navigazione in laguna che continuerebbe, il canale dei petroli, eccetera, eccetera. Beh, ma si tratta di eh, allargare l'area nella quale eh, l'overtourism detta le, le sue regole. E in, quella, in quelle aree dove c'è stato, stato quel tipo di, di storia, quel tipo di conflitti, quel tipo di dibattiti. Eh, penso penso alla, alla storia di Gabriele Bortolozzo. Com'è com possibile una banalizzazione di questo tipo, cioè una, eh, appunto una banalizzazione come, come quella che il, il, il turismo di massa, con le speculazioni immobiliari che trascina ovviamente, e, e indurrebbe. Eh, quindi ecco, anche da questo punto di vista, Venezia e la uh, terraferma in generale, quindi mh, oltre Marghera, Mestre, Corrono il rischio che il turismo eh, arrivi con le sue, con le sue eh, il turismo, quel tipo di turismo, quella, quella economia collegata al turismo arrivi con le, sue, con le sue fauci. E in questo appunto ecco che la connessione, il destino delle due parti è, è strettamente connesso. Io ora non voglio entrare nelle questioni amministrative, referendum, eccetera. Però la mia idea è che comunque. Il problema sono le politiche che governano i territori, non le questioni di campanile che possono essere che possono dividere fra, fra territori. E quindi per questo allora eh, direi: chiuderei con una, frase, con una frase latina: la terraferma e la città insulare, simul stabunt e simul cadent, però, eh, forse si può trovare anche. Un altro verbo da coniugare al futuro invece di, di cadent, e magari il verbo può essere proprio rinnovare, cioè ricominciare. Molte grazie. Applausi. Applausi. Ringrazio molti, moltissimo Francesco Erbani che mi pare abbia introdotto ulteriori elementi di ragionamento. Eh, rispetto a quello che eh, ci premeva eh, mettere sul tappeto, e eh, a proposito di eh, da un lato questioni specialistiche dall'altro questioni di popolazione e di società, eh, darei la parola a Giuseppe Bonaccorso, che è, attualmente è professore di storia dell'architettura all'Università di Camerino ma ha fatto il suo dottorato a Venezia e ha fatto il suo dottorato, non mettetevi a ridere rispetto alla collocazione di oggi, su, eh, sull'architettura barocca, sugli architetti eh, ticinesi e la famiglia Fontana. Voi direte, ma che c'entra tutto questo con quello di cui ci occupiamo oggi? Ma Giuseppe è una persona molto curiosa e che per di più ha avuto anche una vita accademica abbastanza dinamica. E eh, per un certo periodo ha insegnato a Tor Vergata, a Roma Tor Vergata, dove si è occupato di periferie eh, romane soprattutto. E eh, in questa chiave ha riflettuto sull'architettura del Novecento, l'architettura delle periferie, e da questo punto di vista mi sembra interessante il suo punto di vista. Per di più, adesso eh, abita, insegna sempre a Camerino, ma abita in gran parte del suo tempo a Venezia, e quindi è tornato a essere veneziano. Giuseppe. Scusate. Allora, grazie delle belle parole. E, sì, sono proprio veneziano, ho anche la residenza, quindi adesso sono tornato sul luogo del delitto, diciamo così. Allora, e, e tra l'altro ho anche lavorato molti anni fa con l'Istituto Veneto, quindi diciamo, tornare qui dopo tanti 20 anni, vent'anni, sono molto contento. E voglio dire due cose per iniziare proprio sul libro, in realtà, perché il libro a me è piaciuto molto per diversi motivi, insomma. Intanto anche, perché poi di solito non se ne parla mai, ma anche per il progetto grafico, per la grafica, per, per le dimensioni, per la cura editoriale che è una caratteristica del, dell'Istituto Benito. È un libro che è molto bello tenere in mano, sfogliarlo, il colore giallo delle, delle pagine, è molto chiaro. E poi è un po' come nella caratteristica del, dell'Istituto Veneto e anche di, di libri precedenti, è un libro pieno di confronti, eh, potremmo dire anche pieno di, di testi, di autori diversi, eh, quindi potremmo dire quasi un libro, eh, come dire, a più voci, corale, dove ehm, una delle, delle caratteristiche che, che salta subito agli occhi è che ci sono, eh, diciamo appunto, eh, interventi diversi e che però si legano, appunto, a una diversa interpretazione delle, della città. E quindi vediamo un po' il libro, io l'ho letto attentamente, ovviamente mi sono un po' di più interessato alle questioni strettamente, strettamente architettoniche e, mh, e ho letto soprattutto diciamo, le, il testo di, di Donatella che come al solito con eh, pochi punti molto chiari entra nel merito delle, delle questioni. E poi eh, ho letto il, libro, il, il testo di, di Guido su, su Milanino, che effettivamente è un po uno degli esempi importanti che vanno in parallelo, sono, anzi un po' in anticipo rispetto al progetto di Marghera. E, mh, Ovviamente il testo di, di Eleni Porfirio, che è quello che forse mi ha intrigato di più, cioè pure. Ecco, cioè qui davanti. Infatti, e, anche il testo di Elena Svalduz, giusto per fare qualche citazione, poi vengo un po' di più all'oggetto delle mie osservazioni, dove c'erano appunto questa sequenza di licenze che ti fanno entrare un po', come diceva anche Dina, eh, sul un po' l'aspetto interno quasi familiare di come si arriva a costruire una città anche attraverso eh, le famiglie, cioè come questo territorio, questa città viene conquistata quasi giorno per giorno. E un altro testo che mi, mi è piaciuto molto è quello di Tommaso Tagliabue, un po' perché forse è più affine anche alle le mie ricerche, perché ha lavorato un po' sulla tipologia eh, edilizia e facendo anche un po' dei confronti con altre situazioni diciamo, più o meno parallele nello stesso periodo. E poi, come hanno anticipato un po' tutti i relatori, anche Urbani e gli altri, eh, è molto interessante diciamo, la contemporaneità di, di Marghera, soprattutto con gli esempi romani, perché tendenzialmente. E tra il 19 e il 22, sono diciamo, più o meno lo stesso periodo in cui viene eh, realizzata appunto la città giardinaniene, Niene, la, la Garbatella e Ostia Lido con degli scatti diciamo, temporali un po' eh, diciamo, non, non sempre coincidenti, ma insomma, sostanzialmente ci sono delle sovrapposizioni. E per chiudere eh, questo aspetto diciamo, del, della mobilità del, delle famiglie <ride> mi hai fatto pensare quando mi hai presentato come, come dire, uno studioso eh, del barocco e di, di Carlo Fontana effettivamente io delle cose ce l'ho vista leggendo questo libro che voglio anche citarlo perché in qualche modo è anche vicino un po a questioni legate alla Serenissima perché eh, Carlo Fontana che è questo architetto di cinese della, allievo di Bernini che opera nella seconda metà del Seicento e che è il primo secondo me almeno architetto in qualche modo archistar perché gira per l'Europa, manda i suoi progetti in giro per l'Europa ed ha per la prima volta uno stile di architettura dove disegnano almeno 10 persone che era usuale per gli scultori e per i pittori molto meno per gli architetti. E lui diciamo, insieme in realtà con altri personaggi piuttosto importanti perché un altro è un ingegnere, un altro è un tecnico eccetera eccetera, è in qualche modo autore collettivamente del progetto per Cervia Nuova che è, insomma è una cosa che ho studiato anch'io nel passato, tra l'altro anche studiando qui dentro l'Istituto Veneto, anche per questo mi sono ricordato dell'episodio, perché nella, nella biblioteca e nell'archivio c'è molto materiale sulle città del sale. E la cosa che mi faceva un po' pensare eh, era questo riferimento a chi doveva andare in questa cervia nuova, perché la vecchia cervia era all'interno delle saline della Cervia vecchia, ma poi scoppiano varie epidemie di malaria e cose del genere. Insomma, eh, lavorare e avere un'abitazione dentro le saline era veramente complicato e quindi, dopo reiterati tentativi, finalmente diciamo, lo Stato Pontificio e il Pontefice eh, finanzia la costruzione di una nuova città verso il mare. Ma questa nuova città verso il mare era costituita da una specie di fortificazione dove all'interno abitavano i salinari. Però dopo che la città venne finita, i salinari non ci volevano andare ad abitare, perché praticamente abitavano in case, potremmo dire, coloniche oggi, tutti intorno... Al, diciamo alle saline quindi loro abitualmente andavano giornalmente a lavorare nelle saline poi il pomeriggio ritornavano nelle loro case coloniche e lavoravano anche il terreno quindi era molto complicato e adesso io non mi ricordo eh, qual è l'autore diciamo del, del, del saggio che, che ne parla e mi è sembrato che anche a Marghera inizialmente c'era una difficoltà a portare diciamo delle persone eh, che poi erano gli operai in realtà della, della zona industriale a, a, ad abitare in una città quindi c'è stata nel Novecento ma insomma addirittura c'era un esempio precedente del Settecento. Poi nella lettura del libro è ovviamente il testo di Eleni mi è curisito molto un po', perché siamo amici quindi l'ho letto subito in maniera molto vorace devo dire perché mi piace insomma la città giardino di Howard, le teorie di, di Anwin e ho trovato tutto quello che mi aspettavo <ride> devo dire e, ed era molto interessante questo confronto che Leni fa tra città giardino e soborgo e giardino e quindi è un, una differenziazione importante perché in realtà città giardino poi negli esempi italiani, a parte Milanino e in parte, come diceva anche Erbani, eh, la città giardinaniene, gli altri sono forse più dei, dei sobborghi. Quindi anche eh, tutto l'itinerario diciamo, da Hempstein e poi eh, uh, Anwin, e il collegamento anche con... Eh, era un allievo di SIT, quindi con SIT mi è sembrato eh, veramente molto interessante. E anche come mh, era interessante questo riferimento diciamo, a questi tre ambiti che era la, la rivista, il libro e l'esperienza delle realizzazioni che attraversava diciamo, sia gli studiosi ma anche eh, chi ha operato poi nella realizzazione finale del, eh, dell'opera e l'esperienza delle realizzazioni evidentemente andavano eh, in parallelo, quindi Città Giardino Aniene, eh, Garbadello, Stialido, Milanino e, e poi Marghera eh, sono degli esempi, oltre l'Europa ovviamente, eh, che sono molto interessanti da comparare. Poi ehm, un'altra cosa che mi è sembrata eh, diciamo degna di, di approfondimento è questa questione eh, appunto dove Eleni ha fatto questo confronto, anche io insomma, essendo eh, romano e un po' frequentatore tra, tra Venezia e Roma, quindi eh, mi piace un po' questa cosa di vedere... Venezia, da un punto di vista come dire, distaccato, poi quando sono qui a Venezia a vedere Roma e tutti i suoi problemi, da un altro punto di vista. E la città-giardino-aniente è un bel esperimento perché nasce nel 1909, poi nel 1919 invece c'è il progetto vero e proprio di Giovannoni Sabatini, è un pool di architetti. Questo pool degli architetti è molto interessante perché Giovannoni cerca di creare una città-giardino città in un luogo. Eh, anche questo è emblematico perché comunque diciamo, la città giardinaniere aveva un'importanza paesaggistica perché il fiume Aniere era lì vicino. Era un monte, era quello che viene considerato monte sacro, quindi c'era anche un riferimento alla storia. Che forse Marghera non ha, ma forse ce l'ha anche perché se noi andiamo a studiare cosa c'era prima, anche l'etimologia del, della parola. E, e quindi, diciamo, la città giardiniera era molto interessante dal punto di vista storico perché era considerato il monte dove Sisto V aveva tracciato la croce che si incrociava alla, alla, ai quattro, alle quattro fontane dove c'è la chiesa di Borromini e un asse collega porta Pia e poi fuori Porta Piana, Noventana, Montesagro e dall'altra parte finisce in Campidoglio. Quindi c'è questo riferimento che insomma, studiando anche un po' eh, Giovannoni eh, non è che era proprio fuori da, da questi schemi. E poi invece diciamo, l'aspetto curvilino del, delle strade ovviamente fa più riferimento a queste ricerche eh, urbanistiche. E' è anche interessante vedere poi per quanto riguarda l'aspetto romano che mh, queste questa, diciamo. Questi insediamenti poi passano per un programma e una direzione pubblica, quindi l'ICP, e l'ICP è coordinato da un clan di architetti che sono tutti marchigiani. Che quindi arrivano a Roma, vedono la città in un modo eh, diverso, eh, hanno un rapporto diretto con la politica. Ecco tutto questo aspetto dei confronti. Io trovo che nel libro c'è. Cioè, Praticamente tutti i saggi eh, si aprono con dei confronti che sono l'istituzione pubblica, gli architetti, l'architetto della città, il rapporto con eh, le leggi urbanistiche e anche con eh, i residenti che poi andranno ad abitare da queste parti. La storia di Carbatella, secondo me, è un po' diversa, perché nasce come una borgata giardino, però poi. Ehm, eh, C'è diciamo, un parallelo nel fatto del, del rapporto con l'industria, ecco, è, è un parallelismo abbastanza diciamo, vicino a Marghera, solo che poi diciamo, il rapporto con l'industria, con la zona Ostiense, diciamo, con la zona dove si pensava di sviluppare l'industria a Roma, ma dopo il ventennio lì mi riaffaccio pure non so, a quanto ha studiato Martina Massaro dove analizza anche questo quest altro tipo di confronto con l'ambiente Marghera. E a Roma non, non si realizza più perché poi le politiche cambiano, e quindi quello che diventa una che deve essere una città tra virgolette operaia lo è eh, poi soltanto parzialmente, poi la conformazione è una conformazione un po' diversa anche dal punto di vista dell'eurografia. Interessante invece il confronto con Ostia che non mi ricordo, vabbè, insomma ne parla sempre Leni, ma anche eh, altri autori, perché Ostia invece deve essere il porto di Roma. Quindi eh, diciamo, il rapporto con Marghera, eh, il confronto se vogliamo con, con Marghera è più pertinente e lì anche le proposte che vengono fatte per Ostia sono proprio du due diverse. Perché il primo, prima della prima guerra mondiale, era un po' tracciato anche da, mh, dai politici, quindi era uno schema eh, molto più geometrico, quasi di città astratta, e invece poi il secondo progetto che è quello portato avanti tra l'altro dall'Associazione dei Cultori d'Architettura, di nuovo con Giovannoni dentro, era un modello di città invece che seguiva con le curve il, il litorale romano, aveva eh, diciamo dei, dei focus che si collegavano tra loro, quindi c'era la chiesa, c'era la rotonda sul mare e quindi anche in questo secondo me c'è diciamo, un rapporto di, di confronto con, con Marghera che, che può essere molto, diciamo, molto interessante. Poi altre cose invece che possono riflettere in qualche modo anche quelle osservazioni, quegli studi che abbiamo fatto a Tor Vergata, qui vedo pure Marzia Marandola, se vedo bene, sì. <ride> che anche lei diciamo, ha fatto parte di questo laboratorio che, che abbiamo tenuto insomma, per, per tanti anni in realtà. Poi abbiamo pubblicato poco, però di lavoro ne abbiamo fatto veramente, veramente tanto. È una cosa che mh, ci colpiva molto nella realtà romana, soprattutto eh, diciamo, noi ci eravamo occupati del settore orientale di Roma, che era il settore. Più interessante perché la periferia, la periferia, periferia romana verso est eh, finisce proprio nel, nella campagna. Viene, ci sono tanti tentativi di portare, almeno nel, nel ventennio, anche nel mediato dopoguerra, la, la città verso sud e invece continua a svilupparsi verso est. E quindi anche questo concetto della periferia, come diceva Erbani, che, che è molto che galleggia, perché Centocelle per esempio, che è stato sempre una periferia, in realtà adesso è il centro storico, potremmo dire delle periferie, cioè... e poi anche come questi quartieri cambiano nel tempo. Marghera, io ogni tanto vado, a Marghera mi piace tantissimo, cioè perché stai in una situazione strana, perché tutti i turisti non vanno a Marghera, non va nessuno a Marghera, cioè, si pensa al quartiere industriale oppure si pensa a Mestre oppure a Venezia, c'è cioè una triangolazione. E in realtà il centro storico di Marghera è leggermente di là, però è una sacca, tu entri in una dimensione quasi, una specie di bolla a temporale che, che è bellissima, però è quasi immobile, non so come dire, mentre queste periferie romane diciamo, del settore orientale sono molto dinamiche. È una cosa incredibile, Centocelle che è stato un quartiere industriale e che è partito come un, un progetto di una città giardino, perché tutta la zona verso la chiesa più importante, San Felice da Cantalice, erano tutti come dire, piccoli villini che facevano servizio per il campovolo, volo, cioè per l'aeroporto di Centocelle che è stato il primo diciamo, aeroporto italiano no? e tra l'altro <ride> aveva fatto... Pure un accordo come l'aeroporto, qui a Lido di Venezia. So che passassi, diciamo, i tecnici andavano di qua e di là, quindi c'è una storia nella storia. E, e quindi era una città che serviva l'aeroporto, come per esempio la nuova Australia Lido doveva servire l'idroscalo. C'è tutta questa questione poi degli idrovolanti, degli idroscali, perché all'inizio si pensava che gli spostamenti veloci erano gli idrovolanti, quindi addirittura a Roma viene fatto un porto, un secondo porto di ripetta, quello che viene chiamato Scalo de Pinedo, perché gli idrovolanti dovevano arrivare dal, dal mare, entrare in città e finire la loro corsa quasi a, a ridosso del, del, del centro storico, insomma, quindi era abbastanza eh, interessante. Adesso mi sono un po' perso. Cosa volevo dire? E, e, sì, e, e quindi eh, per esempio Centocelle è un quartiere che oggi è un quartiere alla moda, un po' perché è entrato alla, alla metropolitana, quindi è di facile eh, accesso. Eh. E, e, è diventato un quartiere studentesco. Questa è una cosa anche abbastanza interessante. Perché gli studenti che vanno alla Sapienza possono andare in metropolitana e arrivare eh, a Centocelle, di quelli di Torvergata ci arrivano lo stesso a Centocelle. Si sono aperti un sacco di, di locali. E ha superato altri quartieri analoghi come il Pigneto, cose del genere, che invece hanno un'accessibilità evidentemente diversa. Ma perché c'è una città? C'è una città fatta di strade, di piazze molto regolari, e... ma marghera è di più, <ride> cioè, perché Marghera anche il verde, cosa che invece in tante realtà romane il verde non, non c'è. Poi un'altra cosa che a me mi è sempre un po' appassionato di Marghera, poi chiudo perché non vorrei essere troppo, troppo lungo, è anche l'aspetto dei film. Io sono un po' un appassionato di cinematografia e ci sono tantissimi film che parlano di Marghera, ma dell'industria di Marghera, del, del, del polo industriale, di Marghera proprio Città Giardino. No, pochissimi, io mi sono rivisto un po' di appunti in questi giorni, eh, e poi prima abbiamo citato Corviale, per esempio Corviale è il, il, il regista di Milani che è molto appassionato di queste città, anche, anche di architettura, no? lui ha fatto questo film, scusate se esisto, tutti quanti l'avete visto, no? che parla di, di Corviale e, e l'amore, poi tra l'altro la compagna, la Cortellesi è un architetto, penso a, eh, adesso non, non, narro, non narro la storia. Praticamente ha fatto un film anche su, eh, su, su Marghera, adesso non mi ricordo come si chiamava quello di Marghera, vabbè, però eh, c'è lei e lui è albanese, si litigano, insomma è una coppia eh, che poi scoppia, però di operai che lavorano a Marghera, eppure lì Marghera non si vede mai, cioè, si vede l'industria perché mi sembra che il marito lavorava a una di queste industrie di, di Porto Marghera e Marghera si vede negli interni domestici. E poi mi sono letto, mi sono andato a cercare alcuni film. Uno l'avevo visto l'anno scorso, che è molto bello di Andrea Segre, questo documentario eh, Il pianeta in mare. E poi ce ne sono altri due dove si vedono fugacemente il, Marghera, l'altro dio, che è un film molto, molto duro del 75 di, di Bartolini, e poi non è colpa di nessuno, di pranda. Eh, no, adesso l'ho scritto male il regista del 2012, dove pure lì si vede va vagamente Marghera. È incredibile, no? Cioè, è una cosa che un quartiere così bello però rimane così. Quindi io chiuderei col fatto che questo libro mi ha portato a tornare a Marghera questi giorni tenendolo in mano e fermandoci in questo asse che io trovo che ancora oggi è molto affascinante di Piazza Concordia, Piazza Mercato, Piazza Municipio. Ci sono anche degli ottimi tramezzini, quindi <ride> questo è il, come dire, un ulteriore spunto e per eh, tornare a Marghera nei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Okay. L'ultimo intervento sarà fatto a distanza ed è di Paola Viganò, che è professore di urbanistica all'Ecole Polytechnique di Losanna e all'Università eh, UAV di Venezia e che si occupa di piani urbanistici eh, alle diverse scale, dal progetto di una piazza al progetto della, delle, di aree metropolitane fra le più importanti eh, d'Europa. Per esempio, si è occupata molto del progetto eh, delle discussioni, del dibattito del, che sta alle spalle e poi del progetto di Grand Paris. Uh, nel, suo, nel suo studio che era stato fondato se non erro nel 1990 con Bernardo Secchi ha partecipato anche alla Biennale uh, di Venezia quest'ultima ma anche forse una precedente se non ricordo male e uh, per questo abbiamo pensato che avesse qualcosa da dire a proposito di tutte queste questioni che ci interessano segue molto il dibattito su Venezia e sul futuro anche di Venezia grazie, grazie. Paola Grazie mille eh, Donatella, e mh, spero di non essere eh, né lunga né, né noiosa perché l'ora sta diventando abbastanza tarda. E, mh, però ehm, vorrei dire che e, e mi fa molto piacere eh, essere qui, qui, insomma, essere qui, insieme a voi e aver ascoltato anche queste, mh, queste letture a partire dal vostro, dal vostro libro e naturalmente di aver potuto leggere il libro che ho trovato estremamente interessante. E, è molto interessante perché mi sembra che delini non solamente delle ipotesi su, sulla città giardino, ma che parli anche di come fare storia. E questo mi sembra un aspetto oggi molto, molto rilevante. Allora partirei da... Una frase che eh, Donatella Calabi eh, scrive nella sua introduzione, mh, tra l'altro, un'introduzione molto, mo molto chiara, molto ben scritta e molto chiara, nella quale tu parli di questa nuova razionalità urbanistica eh, ed ecologica, una, e dici un'antitetica idea di, na di natura. Eh, C'è anche l'aspetto energetico che costruisce molto eh, di. Mh, Porto Marghera e di tutto lo sviluppo che, che si lega a Porto Marghera. Ecco, questa nuova razionalità poi mi sembra appunto un po' l'oggetto che il libro cerca di, di indagare eh, e, e siccome si tratta di una nuova razionalità complessa che, che affronta molti, molti strati, dalla modificazione proprio del territorio fino alla scelta di alcuni tipi di edilizi o di alcuni tipi di, eh, di, spazi, di spazi aperti, di spazi pubblici. Eh, questo diventa veramente un viaggio attraverso la trasformazione, la trasformazione dello, dello spazio, fino appunto alla costruzione di, una, di un pezzo, di, di una periferia eh, urbana che, come mostra, mi sembra, il eh, messaggio della Svaldus, eh, anche questo piano mai realizzato per... Settore, questo settore est di Mestre che riprende l'idea di città-giardino. E quindi, per un, per un attimo viene evocata eh, questa immagine di una Mestre fatta di città-giardino che si rispondono sulle varie parti della nelle varie parti della città. Quindi, una Mestre che avrebbe detto qualcuno che costruire potrebbe, sì, o insomma, si sarebbe potuta costruire e che non si è, e che non si è data. E, tutte queste diverse storie che affrontano appunto temi diversi, scale eh, molto diverse, strati culturali, sociali anche di differenti, eh, a me sembra un modo molto, molto rilevante in questo momento di eh, pensare la, la storia e per esempio ho molto apprezzato la presenza anche della storia ambientale. Come qualcosa che oggi non, della quale non possiamo più fare a meno. Cioè, quando parliamo di città, quando parliamo anche del futuro delle città, mi sembra ormai inevitabile costruirci un, un fondo di, di comprensione del lunghissimo periodo, forse anche perché dobbiamo iniziare a pensare al futuro nel lungo periodo, abbiamo bisogno di capire proprio il lunghissimo periodo, le grandi trasformazioni anche geologiche e, e man mano avvicinarci agli strati più, più, più recenti. E quindi appunto, non so se questo fosse nelle ambizioni del, del, del convegno e dei curatori, ma io leggo anche questo, questo libro come una proposta di come fare la storia in un momento come quello che stiamo attraversando. E allora, su, sulla base di questo, uh, di questa, di questo fare storia, um, mi sono segnata alcuni, alcuni punti che, adesso non so se avremo il tempo di discutere, mi sarebbe piaciuto, ma forse um, gli autori di questo libro devono pensare a un successivo seminario nel quale appunto innanzitutto dare loro la replica, cioè la possibilità di replicare a tutte le cose che sono state dette e quindi di generare una, una discussione che forse stasera non riusciremo a, 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 a svolgere. Allora, il primo punto è, ehm, è, è la questione annosa della, del rapporto tra Venezia e la modernità. Questione davvero annosa, ma quello che vorrei sottolineare è che oggi la leggiamo in modi diversi rispetto solo a qualche decennio fa. Um, poi, però, mi, ma qui avevo, avevo proprio una questione per tutti gli autori, perché il, il punto che io eh, vorrei è: cioè, al di là del moderno, che, che Venezia insomma, dobbiamo veramente riformulare un'idea di Venezia che vada al di là della questione della modernizzazione di Venezia, no? perché ormai questa cioè, la storia di, questo, di questa modernizzazione è, è sotto i nostri occhi, con tutti le, i suoi strascichi, con tutti i suoi problemi, con tutto ciò che ha generato e che ancora non ha trovato soluzione. E quindi, per esempio, penso, non so, a eh, il famoso numero di rassegna curato da Gregotti, Venezia città del moderno, c'è stato per, per, fino a tempi abbastanza recenti l'idea che in fondo questa modernizzazione avesse aggiunto e portato qualcosa di positivo. Cioè, Venezia città del moderno era veramente un'ipotesi teorica, cioè Venezia è veramente stata una città moderna. Però, Oggi non rivendichiamo più, mi sembra, eh, con uguale forza questa necessità di Venezia di essere stata una città moderna. Ma su questo, questo punto lo trovo leggermente ambiguo nel libro. Mi sembra di cogliere, però, appunto, da, 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 dalla parte di alcuni c'è quasi una, un pochino di nostalgia no? per, per questo momento di modernizzazione, mentre in altri testi. C'è chiaramente una, una distanza ormai, non dico una distanza sempre eh, violenta da affermare, critica, ma comunque una distanza che sta nelle cose, che sta nel fatto che siamo ormai lontani da, da quest'idea di moderno come eh, così, leva di emancipazione per, il, per la società. E quindi, ripeto, c'è un filo di ambiguità all'interno. Che è forse un'ambiguità anche, anche fertile, perché poi su questa ambiguità si possono generare mille discussioni, eh, c'è una leggera ambiguità, eh, però mi sembra anche ci siano alcune come dire, critiche abbastanza, abbastanza definitive. E, e quindi il punto che io, cioè, che mi piacerebbe piaciuto discutere, è che cos'è Venezia, al di là del processo di moderni della modernizzazione, al di là di questo processo che l'ha trasformata. Mh, partire appunto da un'idea di entrare, di far entrare Venezia nella modernità. Come se questa cosa in quel momento è stata vissuta, in quel momento, voglio dire, nel momento delle grandi scelte sul porto e quindi anche la costruzione della città giardino, era un dovere, una necessità civica e civile portare Venezia nella modernità, era impedire che Venezia morisse. Uh, Venezia ha espresso anche qualcosa nella modernità, questa è più diciamo, una posizione già negli anni 80 del Novecento, quindi Gregotti e, e, e tutti gli altri. Um, ma oggi, oggi che questo, questa modernità è sottoposta ad una critica così, così stringente, così, oggi che ci dobbiamo dire che queste trasformazioni hanno generato un pochino di benessere per qualche decennio e adesso noi vivremo per secoli con i problemi generati da, questo, da questi pochi decenni in cui certamente c'è stato un processo di emancipazione sociale forte. Ecco, io mi chiedo che cos'è Venezia quando noi veramente usciamo da questa idea di modernizzazione. Allora mi chiedo che cos'è e avevo qualche ipotesi da, da sottoporvi. A me sembra che Venezia sia, rimanga la cosa più vicina che noi abbiamo ad un'utopia nonostante tutto venezia rimane venezia e quindi non venezia centro storico il sistema di venezia rimane qualcosa di ancora molto vicino allora questa idea dell'anfibio dell appunto ma no? che viene ripreso in diversi testi penso soprattutto anche al testo di, di francesco Vallerani, no? questo essere anfibio che eh, che, che, che oggi ci parla delle grandi, dei grandi cambiamenti, il cambiamento climatico tra tutti, ma insomma questa necessità di riadattarsi e di, e di capire come eh, tornare, per esempio, uh, a vivere con, con una presenza così, così estesa uh, dappertutto dell'acqua. E questa è una grande utopia, questa della, di una città capace di coesistere no? con quegli elementi naturali. È una grande utopia e, e Venezia è la cosa più vicina a quell'utopia. Quindi è anche la cosa più vicina ad una città, complessivamente il sistema, il sistema di, di Venezia, più vicina ad una città nella quale una transizione ecologica può avvenire per molte ragioni, da quelle tradizionali, classiche, non c'è l'automobile, eccetera, ma anche proprio per questa necessità di, di simbiosi, di, di, di coesistenza che è consustanziale al sistema eh, veneziano. È anche uno dei luoghi nel, nel nostro pianeta dove, cioè nei quali ci dobbiamo porre davvero la questione di mettere in discussione alcune decisioni globali, alcuni equilibri geopolitici globali, perché come mi è capitato di dire recentemente in alcune occasioni, se vogliamo salvare Venezia dobbiamo salvare il pianeta, cioè Venezia non si può salvare se, se non si fanno cose che sono nella direzione di salvare anche il resto che sta attorno a Venezia, cioè quindi il nostro, il nostro pianeta. E non c'è soluzione per Venezia senza questo. Quindi se vogliamo salvare Venezia dobbiamo salvare l'intero pianeta. Quindi in qualche modo è una situazione quella veneziana che mette proprio di fronte alla questione della sopravvivenza che oggi è una questione generalizzata diversamente dal periodo appunto della, del grande progetto eh, moderno anche un altro aspetto che, che, che ho molto apprezzato in questo mettere insieme la storia eh, della città e la storia ambientale ehm, le, le, le diverse rappresentazioni no, di queste due storie eh, da un lato la città giardino appunto con la sua Grande generosità di, di spazi aperti, di spazi verdi, e dall'altra però contemporaneamente il rifiuto totale per una serie di spazi aperti, le aree umide, per esempio. Ehm, che, come dice Valderani, cioè, generano repulsione: cioè sono spazi che oggi consideriamo veramente il ciò che, che è stato distrutto e che, che dovrebbe essere ricostruito, per cui cerchiamo di ricostruire velme, barene e così via, e in quel momento invece venivano guardate con orrore, no? come questi luoghi inabitabili, inutili, che, che proprio appunto, generano repulsione. E penso ad un'antropologa sempre veneta. Eh, Nadia Breda che, che racconta la, le storie dei, dei, dei Palù, quindi nell'area delle risorgive no, di queste, queste aree meravigliose che sono state praticamente quasi, tutti, quasi tutte distrutte, soprattutto in alcune parti della, della, tra pianura asciutta e pianura, e pianura umida. E, e quindi, appunto, questo progetto eh, della Venezia eh, moderna che appunto rifiuta se stesso, rifiuta proprio. E a questa repulsione nei confronti delle, delle, delle aree che, che, che la caratterizzano, che rendono appunto Venezia quello che è un luogo appunto tra acqua e terra e, e credo che quindi Venezia e la riflessione su, uh, sulla città giardino insieme alla riflessione sul porto su Porto Marghera um, ci obblighi veramente a ripensare alla nostra idea di territorio di cosa sia il territorio e io in così, in modo molto sintetico, dico è proprio il territorio soggetto, in cui il territorio diventa un soggetto. Un terzo punto che, che volevo toccare eh, riguarda appunto anche l'idea di città metropolitana, di cui, in, molto, in modo molto ironico, ha parlato all'inizio Ambradina. E si potrebbe continuare, credo, con la stessa leggerezza, e con la stessa ironia, perché sicuramente la città metropolitana di Venezia è uno de degli oggetti più distanti da un'idea tradizionale di città metropolitana. La cosa che a me sempre colpisce è che se si guarda la carta delle aree interne, che è stata costruita, come sapete, credo per tutta la penisola, dal, dal gruppo che si occupa della strategia nazionale per, per le aree interne, e che quindi si occupa appunto di eh, sviluppare le aree interne la cosa interessante è che l'area metropolitana di Venezia, cioè la, non l'area metropolitana la città metropolitana di Venezia ricalcata sul confine di, della provincia di Venezia ingloba appunto queste parti a nord e a sud che tutto hanno fuorché essere aree metropolitane, anzi sono aree piuttosto marginali eh, vicine appunto comprendono alcune parti della, eh, della laguna e eh, e quindi ci portano come dire, a, a leggere Venezia metropolitana come un oggetto, anche questo, assolutamente metafisico. Cioè, è un'area metropolitana forse da inventare, cioè nel senso forse da che ci porta a rivedere il modo nel quale concepiamo le aree metropolitane. E secondo me questo sarebbe proprio ciò che sarebbe necessario fare. Cioè, pensare che un'area metropolitana, una città metropolitana, Venezia, sia davvero diversa da una città metropolitana. Che esiste altrove, che, che proprio ha tutto un altro, un altro spirito, un'altra relazione con appunto i suoi spazi non costruiti, i suoi spazi d'acqua, ma che tuttavia lavora sulla qualità delle sue diverse periferie, perché c'è comunque una qualità generalizzata, diffusa, straordinaria. Quando insieme agli studenti, molte volte abbiamo disceso no, tutta la città-giardino a piedi. Poi si incontrano le situazioni molto interessanti, di quella della chiesa che diventa quasi una palestra di roccia perché è pensata in fondo per dare una risposta anche a bisogni che non sono quelli solamente di andare, di andare in chiesa, quindi molto aperta a tutti gli aspetti legati alle differenze sociali di tipi di popolazioni che ci sono. E poi si continua a scendere e man mano dopo aver superato anche quella, quella specie di cortina terribile. Fatta di centri, i grandi centri commerciali di tutta l'area metropolitana eh, veneziana, che non hanno alcuna relazione, non hanno sviluppato alcun contatto interessante tra appunto, la conclusione della città Giardino e, e questa zona commerciale. Poi ci sono quelle, quei quartieri poverissimi, ma realizzati con materiali, qualcuno ne parla anche nel libro, materiali proprio scadenti che, che oggi. Ospitano proprio il, come direi, il, i, i più, più disperati, quelli che proprio che non hanno altro, altro luogo dove andare. E poi a un certo punto si arriva alla malcontenta, no? e, e questa, ci sono queste prossimità, no? ci sono queste cose, proprio questi paesaggi, e poi sul lato abbiamo il, la separazione netta, immaginata, tra la città giardino e il porto. Ma se un giorno quel porto diventasse qualcosa d'altro, questa barriera dovrebbe essere completamente ripensata. Il fatto che ci siano dei dislivelli tra una parte e l'altra, no? costruita quasi come una diga no? per, per separare due, due aree che non, che non dovevano essere in contatto. E poi arrivano i, i corsi d'acqua dalla, dalla pianura, i canali e vediamo le barchette, la gente che d'estate va lì a prendere, a prendere il... Sole e così via, cioè, c'è ci tutto un insieme di, di mondi no? che, che sono connessi proprio dall'essere questo lungo questo asse che dalla ferrovia scende appunto verso, verso la malcontenta. E, e io credo appunto che mh, questa, anche questa parte di, della città metropolitana ci inviti proprio a pensare ad una città metropolitana diversa da quelle che noi continuiamo ad immaginare sulla base della, delle metropoli. Ottocentesche, novecentesche. Ma invece le metropoli del futuro saranno delle cose diverse e quindi io credo che lì ci siano una serie di potenzialità enormi proprio perché è questa cosa, è questa eterogeneità, è queste prossimità e distanze che devono essere completamente ripensate. E, ehm, e che quindi c'è un ragionamento da fare sulla marginalità. Ehm, secondo me molto, molto interessante, di come la marginalità possa essere ripensata non perché diventi una centralità, ma perché contiene, queste cose in parte sono state dette anche da Serena, Marcioletti e, e da Francesco Urbani, questa marginalità contiene qualcosa di importante, no? ci sono comunque delle, degli aspetti che altrimenti non troveremmo eh, altrove. E, e c'è poi un, un, un ulteriore punto, poi mi fermo, ehm, che è quello... Che si lega un po' alla questione della marginalità, ma eh, io mi sono sempre chiesta, così conoscendo un po' Venezia, come, come sia stato possibile a Venezia avere dei, dei quartieri di delizia pubblica così belli, con tanta dignità, con tanta. e poi una capacità di resistere al tempo. Cioè, veramente bellissimi, però tra i più belli che, che siano stati realizzati nel, nel tempo. Quindi parlo di questi quartieri appunto dell'inizio del del Novecento. E allora, dunque, credo che sia il testo di Tagliabue, di Tommaso Tagliabue, che, che riprende questa frase eh, che cita, una frase del presidente dell'OIACP, che nel 1928 parla della, del problema della bellezza, no? che si pone sempre, il problema artistico e di bellezza, che si pone sempre a Venezia, in qualunque parte. Poi è vero che ci sono quartieri che sono stati più curati, però... In generale tutti questi interventi, gli interventi di quell'epoca di edilizia eh, residenziale pubblica, sono sempre pensati veramente con una grandissima attenzione, non solamente ai materiali, al, al disegno, al, alla scrittura proprio delle, delle facciate, ma anche alle pratiche, perché appunto hanno gli orti, oppure hanno i giardini, a seconda di dove si trovano, addirittura ci sono delle, de, delle frasi di questo presidente dell'UACP, eh, a proposito della cucina, sul fatto, sulle dimensioni della cucina, siamo nel 1928, quindi siamo appunto esattamente coevi alla cucina eh, delle Siedlungen di, di, di Francoforte, no? che, che quindi immagina questo, questa riduzione al minimo, no? questo esistenza minimo, e qui abbiamo ancora le cucine che cercano di, di, di insomma, che coinvolgono anche la vita. Sociale, la vita familiare, che sono luoghi dove ci sono elementi di decorazione così importanti. Ecco, io trovo questo una lezione incredibile no? rispetto a, a come costruire la città, come costruire gli spazi proprio dell'abitare, che forse sul quale oggi dovremmo tornare, tornare a riflettere. Quindi ehm, mi fermo qui. Mi spiace non avere un po' di, di, un po di, di discussione su, sui vari temi che sono stati toccati da noi che siamo stati i vostri lettori grazie grazie molte paola grazie molte paola credo anch'io che eh, probabilmente sia troppo tardi per fare una vera discussione eh, il fatto di aver invitato un numero cospicuo di presentatori eh, nella nostra intenzione era quello di cominciare a discutere e eh, nulla vieta che Pensiamo ad una nuova tappa. Io credo che eh, Andrea Rinaldo, che ci guarda da lontano, eh, sia su questo eh, aspetto abbastanza d'accordo. È uno dei temi che, a lui, come presidente dell'Istituto dell Veneto, interessa in modo particolare. In questo senso, credo che anche il tema che tu toccavi della modernizzazione, eh, della modernità di Venezia, eh, che in di del della quale in questo momento si parla tantissimo, con una serie di slogan e anche di luoghi comuni e di banalizzazioni eh, del tipo mh, Venezia come paradigma del, del cambiamento planetario e così via, sia poi il tema di fondo eh, che ci interessa. Eh, noi abbiamo fatto, credo, un lavoro storico, questo era l'obiettivo del libro, però non c'è dubbio che eh, sottostava a questa riflessione un ragionamento su dove sta andando Venezia, qual è stata la sua capacità di Riproporsi, riadattarsi che è una capacità credo secolare. Eh, alcuni di noi hanno lavorato su periodi molto più lontani di me, compresa eh, di Marghera, e questa capacità di riadattamento è uno dei temi che eh, trovo più interessanti nella storia eh, di una città come Venezia, città anfibia, tutte queste cose che, che hai detto. Qui in aula eh, sono presenti alcuni degli autori di questo libro che forse hanno voglia di dire qualcosa, in particolare Martina Massaro, che è co-curatrice del libro, eh, Eleni Porfirio e Elena Svaldoz sono qui presenti. Eh, poi ci sono delle persone che sicuramente sono, come dire, competenti e esperte in materia, Franco Mancuso, Marzia Marandola. Insomma, a voi un po' la di intervenire sia pure brevemente. E io sono Martina Massaro e volevo ringraziare prima di tutto Donatella Calabi perché ha saputo immaginare questo tavolo di confronto che per la varietà e, la, e lo spessore dei vostri interventi ha sicuramente valorizzato il lavoro che noi abbiamo fatto lo ha complessificato e mi ha ricordato un presupposto eh, che era stato appunto eh, messo in luce da Donatella il giorno del convegno in cui registrava la necessità di iniziare a parlare di, di Porto Marghera e che il convegno sicuramente sarebbe stato un primo episodio e che non aveva nessuna pretesa di... di Esaurire l'argomento, ma che voleva essere un sasso buttato per poi eh, creare delle, delle onde, delle ripercussioni eh, di un ulteriore dibattito. E la giornata di oggi, secondo me, è riuscita a, a, a mettere in luce esattamente questa necessità. E mh, quindi mh, non mi sarei potuta immaginare niente di eh, migliore di quanto è emerso oggi. Per figurare un, uh, un secondo appuntamento, un, una, una, un ulteriore approfondimento. E poi volevo condividere con voi, e non so se in qualche modo eh, risponde a un pezzettino delle, delle, de, delle de riflessioni che ha condiviso Paola Viganò, eh, quest'idea che mi inseguiva oggi venendo qui, e il fatto che Venezia funziona un po' come un'equazione che va bilanciata. E nel momento in cui questo territorio fragilissimo e complessissimo sposta i pesi da una parte o dall'altra, ci sono del, delle profonde riverberazioni in tutto il resto di questo sistema. E nel momento in cui si è scelto, ed erano quelli gli anni, di legare insieme in modo inscindibile in un qualche modo questo sistema territoriale, le isole, il lido, la terraferma, mestre, inevitabilmente si è creato un legame di necessità anche con la città storica. E questo legame di necessità funziona, secondo me, eh, sembra, adesso mi ripeto nelle, nelle parole, però le funzioni sono fondamentali. Cioè le destinazioni d'uso, le funzioni che la a cui la città storica risponde, le diverse parti rispondono, si riverberano. E questo forse credo che sia la cosa su cui ci si deve maggiormente interrogare. Una città non può essere un museo a cielo aperto e basta. I cittadini non possono essere solo degli affittacamere o dei gondolieri. Ci sono eh, delle necessarie figure che devono comparire nella, nella macchia sociale che compone, che compone la città. E In questo il, il dibattito che Donatella ha aperto su Rialto come cuore pulsante di questa identità mercantile, economica di Venezia, sono secondo me nodali per poter andare avanti nella concezione nuova e necessaria, come è stato detto, va ripensata la città complessivamente, necessariamente, se non vogliamo eh, che muoia. Siamo... Evidentemente una minoranza sì, sì. su questo non, non c'è sì, dubbio, non dubbio. Ehm, però eh, questa minoranza si deve, si deve domandare come comunicare, questo l'ha detto giustamente Erbani eh, con il resto del, della gente che c'è, non è che non esista. E io sono convinta che trovando le, le vie giuste di comunicazione, questo dibattito si può aprire sul territorio, non solo nella città storica. Ti ringrazio veramente tantissimo per tutti i vostri interventi sono stati eh, un grande onore per il lavoro che abbiamo fatto grazie grazie allora sarò brevissima perché salto i ringraziamenti che sono tantissimi eh, vorrei entrare nel merito del dibattito. Eh, aprendo, eh, rispondendo in qualche maniera a ciò che è stato detto, e eh, aprendo su una scala ancora più ampia, se vogliamo. È stato detto già, da Viganò mi pare che eh, parlare di Venezia non si può salvare Venezia senza salvare il mondo. Eh, vorrei dirlo in una maniera, se vogliamo, diversa e al tempo stesso molto più chiara. Eh, Venezia, eh, la vedo, è stata detta la discussione l'ha portato avanti in più occasioni, è una, un punto eh, di un iceberg che rappresenta la problematica delle aree interne e la problematica del, della, di quel futuro di cui, che abbiamo avanti nella fase post-pandemica, post nella fase dei cambiamenti climatici, nella fase del post-industriale e della globalizzazione. Questi temi affrontano e vanno affrontati da tutto il mondo. Venezia nella sua esemplarità, esemplarietà che nasce dall'aspetto aspetto e realtà utopica, se vogliamo, e può rappresentare il problema italiano delle aree interne e del PNRR che vediamo anche nella questione dei borghi recentemente, nel bando borghi, che non è riuscito ancora una volta a dare risposte anche solo nel bandire. Quindi, dove voglio arrivare? Banalmente che secondo me il caso Marghera rappresentava allora una strategia complessiva, era una co strategia in una fase di industrializzazione, quello che si è stato chiamato modernizzazione, che aveva visto nel suo insieme in una eh, ampia visione strategica, come è stato detto già nel libro stesso, eh, dove andavano a collocarsi le diverse aree e accanto le diverse residenze. Non è casuale che è stato parlato di petrolio chimico come diverso dall'area eh, residenziale, perché eh, erano due aspetti che venivano collegati dove eh, effettivamente le città-giardino rappresentavano quello che dovevano essere, non residenza, semplicemente, ma città-giardino. Ora, eh, quindi, se Marghera era un'espressione di una strategia globale italiana, Sicuramente la città metropolitana non è stata altrettanto e non a caso non risponde a nessuna delle esigenze o idee eccetera eccetera. Ora, se Venezia invece ha rappresentato a lungo questa idea di modernizzazione o è stata una città moderna, non può più perché non esistono i parametri... Con con i quali è nato un sistema e un'immagine di città come quella di Venezia, allora, come quella di modernizzazione di allora. Siamo nel post, nell'era post-industriale e tutti i termini sono cambiati. Quindi, sono d'accordo esattamente con il dibattito che si apre qua, Ma parlando di Venezia, dobbiamo sempre tenere entro certi limiti, ricordarci accanto che parliamo delle aree interne. E eh, sottolineo le aree interne, perché parliamo in genere delle città, non solo delle aree interne, ma le aree interne vengono ben rappresentate nel caso veneziano perché entra nel merito la questione del vincolo eh, di cui eh, Mafioletti ben par ha parlato, cioè come in Italia, diversamente da altri paesi, la questione della conservazione rispetto alla trasformazione è una questione vincolistica. Non è una questione di trasformare, mentre mantieni consapevolmente il tuo passato e gli permetti di evolversi. Quindi queste tematiche rendono le aree interne una tematica cruciale per l'Italia e in generale la questione cultura e nuova dimensione della cultura dell'abitare e del produrre per il futuro di tutti noi in tutto il mondo. Grazie. Grazie Eleni. Elena vuoi? Solo un'osservazione, ringrazio anch'io ovviamente tutti, mi ha molto colpito, ma sarò brevissima, l'osservazione di Paola Viganò, che eh, ma non è stata l'unica che ha sottolineato il fatto che questo libro ci parla anche di, di come fare storia. E io vorrei dire che eh, in un momento come quello che stiamo viva, vivendo, e, ci, e sicuramente questa è stata un'esperienza un che ci ha fatto capire come fare storia oggi significhi non solo tradizionalmente usare i soliti strumenti della storia che tutti conosciamo molto bene. Abbiamo parlato di microstoria, abbiamo parlato di varie scale dosservazione sulla città, a livello territoriale, a livello puntuale mm. e le mie. Eh, le mie licenze edilizie l'hanno fatto vedere credo abbastanza bene però eh, io vorrei fare anche un appello perché davvero credo che sappiamo molto poco dello sviluppo del, del piano e soprattutto di come questa, questa non solo la città giardino però come alcune parti di questa città territoriale metropolitana di cui abbiamo parlato oggi è cresciuta, si è trasformata. Sappiamo ancora molto poco. E bisognerebbe veramente lanciare delle ricerche, secondo me, veramente in team, eh, con dei gruppi molto motivati. Non possiamo più essere... Eh, soli e fare storia in questo momento non è solo fare storia in rapporto alla storia locale, la storia globale, la storia ambientale, ma anche avere molte forze. Quindi, mm. da questo punto di vista, faccio un appello a, a crederci veramente. Grazie. Grazie. Franco, hai voglia di dire qualcosa? Vabbè, se siete stanchi, ti interrompiamo. Questo libro. Io credo di essere stato uno dei primi acquirenti del libro, appena ho visto la notizia che era uscito, sono corso qui in campo e ne ho comprato una copia. E ho avuto anche uno sconto, mi hanno fatto uno sconto, non so perché, quindi l'ho letto con piacere e questa sera sono solo colpito, devo dire in maniera positiva, dalla quantità di problemi e di questioni che mette in campo una lettura di, di Porto Marghera. Eravamo abituati a considerarla come appunto un episodio marginale, sempre del cenno molto negativo, no? Com mm. complessivamente, e invece ha destato una, no? una quantità di temi di riflessione che forse Venezia non sarebbe in grado di <ride> no? suscitare, anche perché se ne parla forse troppo di Venezia e forse poco di Marghera. Quindi grazie ancora per questa. Non sto a elencare, le ho memorizzati grazie. tutti i temi e la prossima volta magari. È... Quando avremo tempo, ne, ne riparleremo. Grazie ancora a tutti Grazie. per questo vostro contributo. Marzia, hai voglia di dire qualcosa? Io prenderò il libro perché ancora non l'ho preso, quindi eh. <ride> sarà, insomma, è stato veramente interessantissimo. E poi, eh, appunto, i confronti con i casi romani. Io recentemente ho lavorato sul caso di Colleferro con Maurizio Morandi, avevamo partecipato appunto a, a dei lavori e anche lì, insomma, ci sono tante di queste realtà in cui ci sono le amministrazioni che sono interessate a ricostruire le storie, appunto, e a capire questo compromesso tra un vincolo e una trasformazione della città, qual è il limite di queste città che in tanti casi non sono delle città monumentali, non sono delle città facilmente riconoscibili, che però eh, hanno una loro storia che appunto i cittadini eh, ne fanno parte c'è stato un progetto appunto di conservazione anche della memoria dei cittadini, era una città operaia e quindi sono state fatte tantissime iniziative dall'amministrazione per conservare la memoria e anche per vincolare l'architettura in questa memoria della città. Quindi mi interessa moltissimo il, il tema, appunto poi Giuseppe l'ha ricordato, abbiamo lavorato molto sulle periferie a Roma, a Tor Vergata e quindi è un tema che mi fa molto piacere riprendere qui a Venezia in modo anomalo, Insomma, sicuramente non è una città in cui uno si aspetta di studiare la, queste realtà. Va bene, qua... Grazie. là in fondo c'è qualcuno che vorrebbe la parola, prendere la parola. Eh, buonasera, sono Tiberio Scozzafava, mi occupo di pianificazione in laguna a livello ambientale e paesaggistico. Ho eh, trovato molto interessante l'intervento della professoressa Viganò eh, proprio sul fatto che eh, la riconnessione di Marghera con il contesto urbano intorno e con il contesto produttivo e anche con Mestre in realtà... Non sentiamo. Non sente? Trovo Scusate, sono non io sento. Ah, ehm, trovo molto interessante l'esempio in, eh, in, che ha fatto la professessa Veganò riguardo al um, contesto di ricollegare Marghera con uh, l'intorno, uno con l'area produttiva, uh, industriale, ma anche con uh, um, in realtà l'altra città, cioè... Mestre, quindi risolvere il problema in realtà della, della divisione data dalla stazione e dalle aree ferroviarie e poi il fatto di ricollegarla appunto al territorio che c'è dietro della riviera del Brenta eh, cosa che si potrebbe già fare ad esempio anche solo con delle tragitti pedonali o appunto eh, eh, per eh, bicicletta in effetti perché chi vuole visitare quell'area eh, partendo da Venezia o da Mestre, quasi non eh, arriva a Marghera. È difficile arrivarci con i sottopassaggi, va, eccetera, ma non può continuare in effetti a visitare il territorio che c'è intorno, quindi rimane proprio una bolla a sé, come era stata definita prima a Marghera, purtroppo. Mm, anche se eh, la, diciamo il, il contesto urbano e il disegno paesaggistico è molto interessante e potrebbe in futuro essere anche un esempio eh, di raccogliere quelle che sono realtà italiane come avete presentato. Una di quelle che secondo me è stata dimenticata da citare è Ciampino, non so cosa ne dicono i professori romani. Più che Centocelle, penso sia Ciampino, no? la città eh, giardino tipica, ehm, che è simile un po' a Marghera. E, ehm, e se noi guardiamo quello che erano i progetti urbanistici della, del, di tre, due secoli fa, eh, sono diventati monumento UNESCO eh, proprio giù in Sicilia, dove queste città in effetti. Eh, perché belle dal punto di vista urbanistico sono state eh, poi valorizzate. E penso che in futuro anche questo aspetto della, della, del disegno urbano eh, è proprio l'interessante di questa cosa qua, di questi territori. Grazie, grazie molte. Se non avete, se non c'è qualcun altro che voglia intervenire, decidiamo che ci sarà un, una seconda tappa. Stabiliremo quando, come. Sarete informati di questo e vi ringrazio moltissimo per la vostra presenza. Grazie mille. Grazie a grazie a tutti. Voglio fare un saluto a Franco Mancuso, posso? È andato Ciao via, vuoi, ma è andato via. Ah, è andato via, peccato. Va bene, un saluto Gli glielo, anche a voi. lo riferiremo.